Buonasera a tutti, vi prego di prendere posto, se mancano delle sedie stanno arrivando. Sono là. Allora, grazie a tutti di essere qua, scusatemi, grazie. Grazie a tutti di essere qua e di essere qua così numerosi anche in un orario non del tutto agevole, perché alle 6 è proprio un po' al limite per chi esce da lavoro e si deve scapicollare un'iniziativa politica, però la risposta è decisamente buona e ci fa molto piacere. Per chi non mi conoscesse, io mi presento, sono Daniele Valle, sono il vice segretario del Partito Democratico della provincia di Torino e ho anche l'incarico di occuparmi delle deleghe al lavoro e al welfare. Questa è la prima iniziativa tematica importante organizzata dalla nostra segreteria provinciale e va nella doppia direzione di una sensibilità che è nostra come segreteria, quella di dare particolarmente importanza ai temi del lavoro, ed è come dire, in piena corrispondenza con il nuovo corso della nostra segreteria nazionale, che come uno dei suoi primi atti è stato proprio quello di caratterizzarsi, eccoci, con un documento sul lavoro. Per chi ha avuto modo di leggerlo e di seguire la presentazione del Job Act presentato dalla nostra segreteria nazionale, c'è chi non è piaciuto l'inglese, non è piaciuto a alcuni neanche l'inglese del titolo dell'iniziativa, però ci preoccupiamo dei contenuti, poi il titolo nel caso facciamo in tempo a cambiarlo. Io registro due novità particolari, politicamente significative. Qua che siamo in una sede soprattutto di partito, credo che ne possa valer la pena sottolinearle. Da una parte, veniva già sottolineata ieri sulla stampa, ma è una cosa che abbiamo registrato in diversi, è il diverso approccio del nostro segretario su questo tema rispetto agli altri, no? Mentre abbiamo visto sulla legge elettorale, sulle riforme istituzionali, un piglio decisamente più decisionista e anche ultimativo nei toni e nelle proposte, è evidente che invece il documento sul lavoro che è stato presentato in direzione nazionale e che adesso è oggetto di discussione in tutte le federazioni, anche nei tutti i circoli, anche i circoli della provincia di Torino si stanno attrezzando per il dibattito. Per chi avesse piacere di continuare la chiacchierata di questa sera, già solo domani sera il circolo di San Salvario farà una serata di direttivo dedicata al Job Act. È evidente che invece il piglio è stato differente, cioè ci siamo presi il tempo di discutere, ci siamo presi il tempo di dibattere, è un documento che necessita di essere approfondito e già la direzione nazionale del partito ha indicato questa necessità, e questa è una differenza che possiamo ascrivere da una parte sicuramente al fatto che la riforma delle cosiddette regole del gioco è sicuramente logicamente prioritaria rispetto all'entrata nel merito dei problemi, ma probabilmente anche sintomo del fatto che si tratta di una materia decisamente più complessa, decisamente più importante, e intorno alla quale è necessario costruire un consenso sociale, non soltanto delle forze politiche, ma di tutte le forze sociali che in qualche modo se ne occupano, decisamente più largo e più robusto per poter essere affrontato con qualche chance di successo. La seconda differenza significativa, a mio giudizio, di questa prima proposta del nostro partito è che, diversamente da quello che nella nostra elaborazione interna si è fatto negli anni precedenti, si cerca per una volta da una parte di parlare di sistema lavoro e quindi non soltanto di diritto del lavoro, ma di tutto il complesso di regole, di condizioni che possono agevolare la creazione di lavoro, il suo mantenimento e la sua tutela, e dall'altro la presa di coscienza, secondo me, una volta per tutte, del fatto che il lavoro non lo possiamo creare per legge, ma che in qualche modo è affidato in primo luogo, in primis, all'intraprendenza della nostra classe imprenditoriale, dei nostri cittadini che hanno voglia di mettersi in gioco e di creare opportunità da questo punto di vista, e che il nostro Stato deve mettere nella condizione di poterlo fare, di poterlo percorrere con maggior semplicità, con minori costi e in un quadro semplificato. Come ci organizziamo questa sera per il nostro dibattito? Il nostro ospite, di cui veramente lo ringrazio per la disponibilità, perché non era affatto scontato e affatto semplice, è il sottosegretario Dall'Aringa, che ci illustrerà verso
quali progetti si sta muovendo il governo, il nostro governo in questo momento, e su quali punti sta caratterizzando la sua azione. Dopodiché raccoglieremo le sollecitazioni del pubblico. Io vi prego veramente in tempi, cioè, lasciando liberi gli interventi entro un certo limite di tempo, ma insomma chiedendovi la sintesi, perché siamo in tanti, perché magari molti hanno piacere di partecipare. Alcuni interventi sono già organizzati, c'è qui con noi l'assessore al lavoro in provincia Carlo Chiama, arriverà l'assessore al lavoro il Comune di Torino Domenico Mangone, no, non arriverà, vedo, è ancora bloccato in consiglio, ci sono i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni datoriali che, se vorranno, potranno portarci il loro contributo, il loro punto di vista anche sul documento che ha approvato la nostra direzione nazionale, e poi ci siete tutti voi a cui il dibattito è aperto e rivolto, e trarrà le conclusioni per noi, inquadrandole nel percorso di elaborazione che sta portando avanti il Partito Democratico, Enrico Morando. Non aggiungo altro, proprio per essere il primo a dare buon esempio sui tempi brevi e sintetici, e cedo subito la parola al sottosegretario. Grazie. Grazie, mi alzo in piedi anche, visto che ho la voce bassa, almeno dare la possibilità di controllare il labiale. E visto che la sala è piatta, può darsi che alzandosi dia la possibilità di seguire meglio questo breve intervento. Ringrazio per l'invito che ho colto molto volentieri. Volentieri parlo degli interventi che il governo ha fatto recentemente e si appresta a fare in tema di lavoro. Nel quadro di questo progetto, presentato a grandi linee per ora dal partito, dalla segreteria del partito, e che deve naturalmente dare un impulso forte a una ripresa delle iniziative in questo campo. Il Job Act è stato da qualcuno criticato perché si dice si poteva fare a meno usare l'espressione inglese. Però c'è un aspetto positivo che va rilevato, proprio in termini terminologici. Gli inglesi, quando parlano di lavoro, non usano una parola sola come noi lavoro, ma ne usano almeno tre, a seconda del significato che si vuole dare alla parola lavoro. Loro parlano di work, labor e job. E fra queste tre, job sta a significare quello che noi chiamiamo posti di lavoro. Posti di lavoro. Quindi non è tanto con riferimento alla materia del lavoro in generale, della legislazione in particolare, o non è neanche il work che ciascuno di noi fa nel proprio ufficio, nella propria attività. È proprio, sono i posti di lavoro, i posti di lavoro. Ed è stato appena detto nell'introduzione che i posti di lavoro non si creano per decreto. Questa è una frase nota, fatta, che però va sempre ripetuta. E dico queste cose non a caso, perché in genere quando in occasioni come queste faccio un intervento sui temi specifici del lavoro, quelli che attengono all'attività che io svolgo e che svolge il Ministro e il Ministero del Lavoro, è un'attività specifica, è uno dei tanti ministeri che ci sono. Anche se è un ministero importante, quando io racconto un po' le cose che sto facendo, che stiamo facendo, che faremo, la discussione inevitabilmente cade su temi più generali. Perché? Perché parlare di posti di lavoro si parla un po' di tutto, si deve parlare un po' di tutto, della politica macroeconomica, della politica industriale, del sistema fiscale, delle privatizzazioni, e chi più ne ha più ne metta. Ed è giusto che sia così, perché il lavoro dipende dalla politica economica in senso lato. Ci sono tanti aspetti della politica economica che hanno effetti sui posti di lavoro, sull'attività economica, su quello che le imprese producono, di servizi e di beni, di quanto sono competitive e di quanto naturalmente questi beni e servizi che vendono vengono comperati nei mercati. Se uno dovesse dire oggi qual è il problema più importante per i posti di lavoro in Italia che c'è,
e cioè che i consumi sono bassi, non crescono, anzi diminuiscono, e le imprese non riescono a vendere. Se dovessi fare una graduatoria è questa qua, e quindi bisognerebbe chiedersi come mai è così. Come mai il governo non ha fatto abbastanza per evitare che appunto la disoccupazione crescesse, soprattutto quella giovanile, in questi 8-9 mesi in cui lui è al governo? Perché non ha fatto in modo che i consumi aumentassero di più? Ecco. Io potrei anche, naturalmente, in relazione anche alle domande che verranno fatte, io, essendo di estrazione economista, sia pure economista del lavoro, però mi intendo anche un po' di economia, e seguo da vicino le cose che ha fatto il governo e ancora più da vicino le cose che vengono dibattute nel Parlamento, e quindi si può intrattenere anche la discussione su queste cose. Non è stato fatto abbastanza in termini di politica fiscale a favore dei consumi? Non è stato fatto abbastanza per favorire la competitività delle imprese? Non è stato fatto abbastanza per favorire gli investimenti? Ecco, si può parlare di questo. Probabilmente non è stato fatto abbastanza, si poteva fare di più. Alcuni risultati sono stati raggiunti, altri risultati, soprattutto nel mercato del lavoro, in termini di posti di lavoro creati, certamente i risultati statistici, come li controlliamo, non sono stati positivi. Noi veniamo da un lungo periodo in cui il nostro, lungo, almeno di 2 o 3 anni, in cui il nostro paese ha avuto grosse difficoltà a realizzare equilibri nella finanza pubblica, e i governi, gli ultimi che si sono succeduti nel tempo, hanno in qualche modo dovuto, anche in parte costretti, privilegiare questi obiettivi. E quindi, accanto a una crisi economica che colpiva tutti i paesi, o soprattutto i paesi europei, e non tutti, ma molti paesi europei, una crisi economica che ormai dura da diversi anni, a questa crisi economica che ha, insomma, condizionato l'attività delle imprese, si è giunta anche una politica fiscale, una politica del bilancio pubblico che in qualche momento è stato anche di carattere restrittivo. Questo non è naturalmente una giustificazione, è una solo parziale spiegazione. Uno può dire: ma si doveva mettere la patrimoniale. Un altro può dire: si poteva ottenere dall'Europa maggiore flessibilità fiscale. Un altro può dire: bisognava vendere di più le aziende partecipate dagli enti locali. Un altro può dire: si poteva tassare le rendite finanziarie. Ecco, però questo attiene un po' ai temi più generali della politica economica, su cui si può ritorno in relazione alle domande che vengono fatte, ma vorrei stare un po' al tema che questa sera viene affrontato, che è più specifico dei temi del lavoro. È importante, quello che si fa sul lavoro nel mio ministero per la creazione di posti di lavoro? Sì, non è indifferente, ma è un pezzo della politica economica generale. Dico questo anche perché, è importante ricordarlo, nel Job Act, così come lo conosciamo nella sua versione molto sintetica, all'inizio del documento si parla di politica economica generale, si parla di politiche industriali, si dice che si vogliono sviluppare alcuni settori produttivi, si vogliono rendere le imprese più competitive, va ridotto il prezzo dell'energia. Ecco, questo senz'altro è un aspetto positivo, avere messo in cima i temi forti della politica economica, per non dare l'impressione ancora una volta che i problemi dei posti di lavoro da creare dipendono principalmente, se non unicamente, dalla legislazione del lavoro, dalle norme sui rapporti di lavoro. Si parla nel Job Act anche di questo, ma viene indicato dopo aver messo questo cappello di carattere generale. Quindi un Job Act che non parla solo di problemi della legislazione o del lavoro in senso stretto, ma della politica economica in termini generali. Questo mi sembra importante. Ne vogliamo parlare stasera? Si può farlo. Dobbiamo addentrarci più specificatamente su alcuni temi del lavoro? Possiamo fare anche questo. Ed è quello che sto facendo adesso. Quello che attiene principalmente alle cose
che fate nell'ambito del mio ministero e che il governo intende fare in seguito. Su che cosa siamo intervenuti? Certamente in parte sulla legislazione, dei rapporti di lavoro, sul lavoro intermittente, sull'apprendistato, sul lavoro a termine. Non in termini di fare una nuova riforma del lavoro, perché il compito anche di questo governo era quello di accertare quali erano gli effetti della riforma appena fatta un anno fa, un anno e mezzo fa. E stiamo facendo questo, dall'esame dei dati viene fuori che, beh, certamente l'occupazione è diminuita in genere, la disoccupazione è aumentata, ma che da parte delle imprese c'è stato un grado di sostituzione dei tipi di rapporti di lavoro, dei contratti di lavoro, proprio in relazione a quelle che erano le intenzioni e i contenuti della legge Fornero-Monti. In particolare c'è stata una forte riduzione del lavoro intermittente, delle collaborazioni e dei lavoratori a progetto, perché non c'è dubbio che su questi tipi di rapporto di lavoro la legge numero 92, quella del governo Monti, ha stretto, ha complicato un po' la vita alle imprese e infatti c'è stato quasi un crollo di questi lavori un po' più temporanei, un po' più precari. Questo voleva la legge, e non è a caso che una parte del mondo imprenditoriale, una parte consistente del mondo si lamenta di questo, perché dice c'è stata una riduzione della flessibilità. Cosa hanno fatto le imprese? Si sono buttate molto sul contratto a tempo determinato, era quello che la legge voleva, perché si diceva c'è una flessibilità buona e c'è una flessibilità cattiva. La flessibilità cattiva è quella dei fatti dei piccoli contratti che durano poco. La flessibilità buona è quella del contratto a tempo determinato, perché ha tutte le garanzie di legge e di protezione dei contratti collettivi. Solo che è successo anche questo fatto, che le imprese hanno utilizzato il tempo determinato per sostituire in parte quei piccoli contrattini che invece la legge aveva reso più complicati da attivare. E quindi sono aumentati molto i contratti a tempo determinato molto brevi. Flessibilità è una strana bestia, insomma è l'acqua quando c'è un'infiltrazione, se la blocchi da una parte va dall'altra. Però devo dire che nel complesso, sostituire il tempo determinato da altri contratti può essere stato positivo. Questo l'abbiamo verificato, abbiamo fatto degli aggiustamenti sull'apprendistato, è una storia che non finisce mai questa dell'apprendistato, sempre riformato. E sempre le imprese si lamentano che è troppo complicato, soprattutto per quanto riguarda la formazione. Abbiamo cercato di renderlo un po' più leggero, meno complicato. Ma non abbiamo affondato sul fatto di pensare a una nuova riforma. C'è bisogno? Beh, il Job Act accenna alcuni punti importanti su questo. Se ne parlerà dopo. Però accenna. Ecco, si tratta di capire se questi punti si articoleranno in una nuova riforma. Possibile? È sempre possibile fare una riforma migliore. Bisogna sempre stare attenti, però un aspetto dico sempre. Che le imprese, fra le cose di cui si lamentano spesso, c'è anche questa, non è sta al primo posto, ma c'è. E cioè dicono, insomma, abbiate pietà, non fate una riforma ogni anno. Che ci complica un po' la vita, perché poi bisogna capire cosa vogliono dire le nuove norme, ci vuole del tempo, magari abbiamo bisogno di consulenti del lavoro, di avvocati. Dicono anche alcune che questo apprendistato così rivisto e riformato fa fatica a capire, perché le imprese, soprattutto le piccole imprese, ancora non capiscono bene di che cosa si tratti un contratto a tempo indeterminato, che però se non viene trasformato in un contratto permanente l'impresa viene in parte penalizzata, che se si interrompe il contratto anche lì ci sono dei problemi, insomma devono capire bene. E allora bisogna stare attenti un po' a questo. Si possono fare sempre riforme migliori, non c'è dubbio, della legislazione, dei rapporti di lavoro. Se sono molto invasive, rischiano ancora una volta di complicare un po' le cose. Mentre dall'altro punto di vista il Job Act giustamente dice dobbiamo semplificare. Troppi contratti, troppa magari burocrazia, dobbiamo semplificare. Anche questo va bene, c'è nel programma anche del governo. Dobbiamo semplificare.
Sì, i contratti, ma un po' tutto, la semplificazione delle pratiche burocratiche, questa è una roba di cui le imprese si lamentano sempre molto. Troppa burocrazia, troppa carta, sono costi. L'Istat poi ha calcolato i costi, sono tanti. Abbiamo introdotto ulteriori incentivi per l'occupazione giovanile. Hanno dato effetto, io non sono qui a difendere a spada tratta le cose fatte, perché poi sono abbastanza diretto e dico le cose come sono. Ci si aspettava di più, anche perché, questo lo si sapeva, gli incentivi alle assunzioni accompagnano le imprese quando hanno prospettive buone di crescita. Se queste prospettive, andiamo sempre ai temi di fondo, no? dell'economia che deve andare avanti, hanno meno forza, anche perché gli incentivi noi li avevamo pensati per assunzioni a tempo indeterminato, cioè quelle buone, i buoni rapporti di lavoro, o le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, dalla flessibilità buona a un posto di lavoro stabile. Ma qui è ancora più complicato per le imprese, perché quando non vedono il futuro davanti a sé lungo, un lungo futuro di stabilità e di crescita, impegnarsi in rapporti permanenti a tempo indeterminato è un impegno che non sempre si prendono. Però stanno prendendo un po' gli incentivi, ultimamente ancora di più, forse è un segnale che qualcosa si sta muovendo a livello di intera economia. L'ultima legge di stabilità ne ha introdotto altri di incentivi, basati sulla riduzione dell'IRAP, che sappiamo è una di quelle tasse che le imprese sopportano meno, e insisto molto su questo dell'IRAP. E siamo introdotto altri incentivi, però sempre incentivi quelli che possiamo fare sulla base della legislazione comunitaria, cioè deve essere occupazione aggiuntiva, non deve essere solo ricambio, un guadagno zero. Abbiamo speso molti soldi per gli ammortizzatori. Peso. Anche adesso, l'altro giorno, 400 milioni per la cassa in deroga, in aggiunta a quelli che le imprese avevano avuto, più di 2 miliardi l'anno scorso per gli ammortizzatori in deroga. Le regioni ci hanno fatto vedere che c'era ancora 1 miliardo, no, di dipendenze del 2013. E abbiamo dato 400 milioni. Una richiesta fortissima da parte delle regioni e da parte dei sindacati. Forse una cosa che era in priorità su tutta la cosa. Sono 400 milioni, oltre 2 miliardi e 2. Si presume vadano a favore di chi ne ha bisogno. E certamente dare delle risorse a chi ce n'ha di bisogno, siamo abbastanza sicuri che vanno nella domanda di beni di consumo, eh? Quando uno non c'ha reddito, se gli hai qualcosa lo spende. E abbiamo messo un altro 600 milioni sulla cassa in deroga del 2014. Certamente di questi soldi in più, questi 400 fanno parte. Quindi abbiamo dato la possibilità di parare le pendenze del 2013, ma poi si tratta di vedere se le risorse del 2014 saranno abbastanza. In Parlamento, cioè una parte del Parlamento, ma disoccupati c'è anche l'ASPI che adesso proprio. Allora, ascoltate, ci diamo il tempo, dopo c'è lo spazio per il dibattito e chi vuole intervenire, prego, grazie. Allora, no, non dà fastidio a nessuno, nessuno dà fastidio qua, però parliamo ognuno al suo momento, grazie.
Grazie. Allora, in Parlamento questa, c'è una parte del Parlamento che è anche piuttosto critico, è piuttosto critico nei confronti degli ammortizzatori in deroga e soprattutto della gestione che degli ammortizzatori in deroga è stata fatta a livello regionale, una parte non maggioritaria del Parlamento, ma che si fa sentire. Ed è questo il motivo per cui il Parlamento e il Governo nell'estate scorsa hanno deciso di elaborare dei nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga. Vogliamo chiamarli più rigorosi, più omogenei sul territorio nazionale, che sono all'esame del Parlamento per un parere. E questo è un altro aspetto che della regolazione degli ammortizzatori, che non fa altro che applicare la legge in vigore per adesso, che è sempre la legge Fornero, basata su un aumento del sussidio di disoccupazione. Man mano che passa il tempo c'è un aumento sia dell'indennità, ma soprattutto del periodo di godimento del sussidio. Si chiama ASPI, questo nome strano, ma che è l'assicurazione per la disoccupazione. E questa sta. Abbiamo detto dopo, signore. E questo sta aumentando. Sì, certo. Ecco, certamente c'è anche questo delle pensioni, naturalmente. Anche uno dei capitoli su cui maggiormente si sono impiegate delle risorse quest'anno è per gli esodati. Anche nella legge di stabilità è aumentato il numero di esodati, quindi noi stiamo mettendo a posto gran parte di gente che si trovava in difficoltà, non riuscendo a maturare il diritto alla pensione sulla base della legge fatta dal precedente governo. E noi abbiamo dovuto impiegare delle risorse, 10-20 mila ulteriori salvaguardati nella legge di stabilità, e lo continueremo a fare non appena ci saranno risorse da investire in quella direzione. Altra cosa invece su cui si sta ancora studiando è quella di elaborare eventualmente, non dico una controriforma alla legge Fornero, perché non siamo in grado di farlo, anche se forse quella legge doveva essere fatta in modo diverso, perché è stata troppo radicale. Ecco, allora si parla ancora di possibilità di individuare un'eventuale nuova flessibilità di uscita per coloro che fanno fatica a raggiungere nuovi livelli minimi età pensionabili. E lo stiamo facendo anche questo, ma stiamo aumentando moltissimo. Io in Commissione Lavoro, dove c'è anche Damiano che è di qui, trattiamo continuamente questo argomento. È l'argomento di cui si parla maggiormente nelle Commissioni Lavoro della Camera e anche quella del Senato. Cioè come si possa risolvere il problema di quelle persone che in seguito alla legge Fornero ci possono trovare in difficoltà, cioè trovarsi senza lavoro e senza pensione. E al contempo, ripeto, questo degli ammortizzatori sociali, con nuovi criteri, e partono anche i fondi di solidarietà dal 1 gennaio. Anche questi sono fondi che sono stati introdotti dall'ultima legge sul lavoro, che riguardano tutte quelle imprese che non hanno i normali ammortizzatori sociali, che oggi utilizzano la cassa in deroga. Domani, nel 2016, quando la cassa in deroga dovrà scomparire sulla base dell'attuale norme, ci saranno in vigore e operanti questi fondi di solidarietà, che vengono finanziati con contributi delle imprese e anche in parte dei lavoratori per finanziare gli ammortizzatori. Ecco, se si dovesse dire quello che nel campo del lavoro è stato fatto quest'anno dal governo, sì, mi rendo conto, sono più interventi di tampone nei confronti della disoccupazione, della perdita del posto di lavoro, della riduzione dell'orario e naturalmente di quelli che fanno fatica ad arrivare all'età pensionabile. Su questi sono stati spesi la maggioranza dei miliardi che noi abbiamo impiegato nel 2013, sono stati in questa direzione, al punto tale che, vi ripeto, non certo in questa sala dalle parole che ho sentito, ma da altre che ho sentito, perché anche il mio partito, il nostro partito, non è fatto di poche voci, è fatto di tante voci, e non sempre sono all'unisono queste voci. Allora, molte di queste voci dicono: guardate che forse spendere tutti questi soldi per gli ammortizzatori sociali non va del tutto bene, perché noi dovremmo fare politiche, certamente, di creazione di posti di lavoro, la ricetta è sempre quella,
ma dal punto di vista delle politiche in senso stretto del lavoro, fare delle politiche attive che mettono in grado sia i disoccupati sia coloro che sono in cassa integrazione di riciclarsi nel mondo del lavoro. E stiamo facendo anche quello, e abbiamo in progetto appunto degli interventi anche con delle risorse che sono state risparmiate dalle precedenti programmazioni dei fondi strutturali, per cercare di incentivare le imprese e anche i lavoratori che sono ormai da tanto tempo negli ammortizzatori. Voi sapete che negli ammortizzatori, soprattutto quelli in deroga, ci sono dei lavoratori che sono lì anche da 4, 5, 6, 7 anni. Certo, vuol dire, certamente, se non hanno avuto lavoro cosa dovevano fare? Ma dobbiamo dire che forse noi non abbiamo gli strumenti adatti per attivare le imprese e i lavoratori a ricollocarsi da questa, a qualche altra parte. E noi stiamo facendo anche questo. Finisco, perché sto pigliando troppo tempo, è che proprio nell'ambito delle politiche attive di attivazione, e ricordiamo che uno dei punti di questo Job Act, credo che dal mio punto di vista è forse quello più significativo e importante, si parla di fare un'agenzia nazionale, no, per le politiche del lavoro, sia per le politiche attive che per le politiche passive. Brava, ecco. Mentre negli altri paesi funzionano. Allora, io sto conducendo una piccola battaglia anche all'interno del Parlamento su questo punto, perché negli altri paesi ormai da 20 anni che hanno fatto queste agenzie nazionali che gestiscono gli ammortizzatori, ma anche fanno politiche attive di attivazione e la formazione, gli incentivi alle imprese, e vanno a scovare nelle imprese se ci sono dei posti che nel ricambio generale dei posti di lavoro talvolta si liberano, e allora vale la pena cercare di metterci quelli che sono o disoccupati o nella cassa integrazione. Noi questi strumenti non li abbiamo mai rafforzati, anzi non ce li abbiamo, appunto abbiamo dei centri dell'impiego che qui il nostro amico Torino della provincia si dà da fare per farli funzionare al meglio, e ci sono dei casi di province dove le cose funzionano, ma sono poche. Nella stragrande maggioranza dei casi sono in parte persone che non sono qualificate, in parte che svolgono un lavoro che, guardate, è burocratico, anche perché i centri dell'impiego vengono affidate delle responsabilità e delle mansioni che sono di carattere burocratico, quindi anche volendo, magari non vogliono perché sono fannulloni, ma io non seguo questo filone della fannullone, ecco, ve lo dico subito. Magari qualcuno può essere anche fannullone, ma è che proprio sono in condizioni spesso, anche mancanza di professionalità, in grado di fare questo mestiere. Io dico sempre, è una battuta, che lo so che gli assessori regionali non la vogliono sentire, soprattutto in questa regione, ma però in Germania, in Francia, in Inghilterra spendono ogni anno per i centri dell'impiego 5 miliardi di euro. Noi ne spendiamo 500 milioni. Loro hanno circa 70-80 mila dipendenti che fanno queste politiche, e molti di questi anche lavorano nelle aziende, sono consulenti all'interno delle aziende che dipendono dai centri per l'impiego e fanno questo mestiere. Noi non avremo mai 5 miliardi da spendere nel breve termine su questa cosa, quindi dobbiamo fare con quello che abbiamo e anche sfruttare le agenzie private sotto qualche tipo di controllo da parte dell'autorità pubblica, che sia un'agenzia o siano le regioni. Vediamo domani come sarà l'assetto che vogliamo creare, ma certamente vanno rafforzati, ed è quello che stiamo facendo per la garanzia dei giovani, che è questo programma che l'Europa ci chiede di mettere in campo. È che è un programma, un piano che negli altri paesi è da tanto tempo che viene fatto, e che dice l'Europa: ma voi Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, che aveste tassi di disoccupazione dei giovani oltre il 40%, è chiaro che siete anche in difficoltà per altri motivi di carattere macroeconomico, però visto che questi programmi qualcosa hanno buttato nei paesi in cui vengono applicati, cercate di farli anche voi, vi mettiamo delle risorse anche a disposizione. Infatti ci hanno messo delle risorse a disposizione e noi cerchiamo di farlo, e in questi mesi dovrebbe partire questo piano, che consiste in questo: quello che i centri dell'impiego, ma in genere anche le agenzie private, se vengono coinvolte, come devono essere giustamente coinvolte, devono fare, che cos'è?
dovevano fare non solo per i giovani, ma per tutti. Cominciamo dai giovani per fare una specie di prova d'orchestra per vedere se anche noi riusciamo a dare dei servizi, cioè non solo a spendere soldi per gli ammortizzatori che vanno bene, sostengono il reddito che va bene, ma anche per attivare un po' i lavoratori. Allora ogni giovane che entro i 24 anni soprattutto, innanzitutto, poi se c'è possibilità anche entro i 29, ma entro i 24, che esce dalla scuola, magari in modo prematuro, dal percorso scolastico, ha il diritto di iscriversi a questo piano, entro dove? Nei centri per l'impiego pubblico, dove funzionano? In quelli privati? In quelli privati se sono accreditati, e entro 4 mesi ha diritto che gli venga offerta un intervento, una misura valida per il suo inserimento lavorativo. Ecco, quali possono essere queste misure? Uno stage, un rapporto di apprendistato, un'esperienza di lavoro. Noi abbiamo messo anche, diciamo così, di aiutarli attraverso le reti che abbiamo delle camere di commercio, soprattutto per, se vuole, far partire un'iniziativa imprenditoriale. Abbiamo messo dentro anche il servizio civile, perché il servizio civile c'è in Italia, anche a livello di regioni, questo può essere un'idea, rafforzare il servizio civile, ci sono le risorse per farlo, e può essere un'opportunità per i giovani per fare questa esperienza, e anche un corso di formazione o di recupero scolastico, stando attenti naturalmente a una cosa, e qui finisco. La formazione dovrebbe essere lo strumento principale delle politiche attive, no? È capitale umano. Ecco, però nel nostro paese, e questa è un'area che si sente in giro spesso, molto spesso la formazione è poco mirata, no? Poco mirata all'inserimento lavorativo. Molto spesso è anche, sembra fine a se stessa. Ecco, il che non vuol dire di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché anche nei paesi nordici, nei paesi dove questi piani si fanno, non è che non utilizzino la formazione, anzi la formazione è lo strumento principale per aumentare l'occupabilità dei giovani, le loro capacità di inserimento nel mercato del lavoro. Però dobbiamo anche renderci conto che non possiamo dire ha fatto un corso di formazione, basta, chiuso lì, e chi vivrà vedrà, vedremo che frutto porterà. No, in questo piano dei giovani noi abbiamo legato strettamente lo stesso compenso che potremmo dare alle agenzie o ai centri per l'impiego o ai centri di formazione per avviare a un giovane un corso di formazione, lo stesso compenso sarà maggiorato, non solo sulla base delle ore di lezione fatta, ma sulla base anche dello sbocco che entro un certo periodo di tempo questo corso di formazione permetterà al giovane di realizzare. Ecco, questo è un po', perché dico prova d'orchestra? Perché dobbiamo fare con le cose che abbiamo, con i centri dell'impiego che non in tutto il paese, soprattutto in certe parti del paese, funzionano poco e male. In certe parti del paese non solo non ci sono dei centri d'impiego, ma non ci sono neanche le agenzie del lavoro, ce ne sono poche. Allora noi a livello nazionale, con quel poco che abbiamo, Ministero del Lavoro, cercheremo di attivare sia il Ministero che le agenzie che il Ministero ha, ISFO, l'Italia Lavoro, per svolgere un ruolo di sussidiarietà. Ecco, innanzitutto per fare un po' di formazione di coloro che sono nei centri per l'impiego, e laddove poi non riescono a fare qualcosa di andarli a aiutare fisicamente, no? A sostituirli o a affiancarli per poter fare queste cose. E al contempo seguire il processo e capire che risultati butta, fare un monitoraggio molto forte e capire quali sono i punti di debolezza. Ecco, io penso che fare questo, che comporterà qualche insuccesso, perché, come dicevo, quello non si fanno le nozze con i fichi secchi, noi, il nostro sistema, appunto, a parte alcune eccezioni, non è molto forte, però vogliamo metterci la faccia su questa cosa qui, quindi anche accettare la possibilità che ci sia qualche insuccesso. Ma il punto è attirare l'attenzione politica, l'attenzione dell'opinione pubblica. Su questa garanzia dei giovani ci sono aspettative. Uno deve dire, oh, mi spavento se ci sono aspettative. No, è meglio così, che ci siano le aspettative, che si vada a vedere anche le cose che non funzionano, perché solo da così può innescarsi quel processo di volontà politica che domani potrà portare quell'agenzia nazionale che tutti i paesi hanno, che noi non abbiamo, e che non abbiamo perché? Perché non c'è stata una volontà politica forte. Quindi attirare l'attenzione su questi temi per noi importante, anche se andremo incontro a qualche insuccesso da qualche parte. Grazie.
Grazie. Allora, come promesso, adesso apriamo il dibattito. Allora, il primo a intervenire sarà Carlo Chiama, l'assessore al lavoro della provincia di Torino. Poi prego di avvicinarsi già Davide della CGIL, il rappresentante della UIL, che si erano segnati prima, così intervengono a stretto giro. Chi vuole intervenire, gli chiederei di venire qua un attimo al tavolo, così io mi segno il nome, perché sennò non mi posso ricordare i volti o le mani alzate. Vi alzate, venite qua, io mi segno il nome, con un impegno che ci diamo tutti quanti, di darci dei tempi ragionevoli in maniera tale da poter concludere a un orario che consenta alla maggior parte degli intervenuti di poter, si interviene ovviamente di lì, che consenta alla maggior parte degli intervenuti di poter ascoltare le conclusioni, perché sennò rischiamo di rendere vano il nostro ritrovarci qua tutti insieme. Grazie, Carlo. Si diceva giustamente che non è la legislazione che crea i posti di lavoro, non sono neanche i servizi per l'impiego che possono creare i posti di lavoro. Lasciatemi difendere un attimo l'operato di 220 professionisti dei servizi per l'impiego della provincia di Torino, che da soli, insieme poi alle agenzie private, si devono occupare di offrire delle opportunità alle decine di migliaia di persone che sono in stato di disoccupazione. Tenete conto che quello che noi chiamiamo il flusso, cioè le persone che ogni anno vengono a registrarsi nello stato di disoccupazione al Centro per l'Impiego di Torino, sono 60.000. Quindi avete idea che 220 persone che si devono occupare di 100-150.000 persone è, come dire, complicato ottenere dei risultati. E non si devono solo occupare di quelle persone, ma devono occuparsi di un complesso di impegni che riguarda l'attuazione delle direttive regionali, che riguarda la presa in carico amministrativa, che riguarda le misure che per fortuna anche adesso il governo sta definendo come la garanzia giovani. Noi siamo assolutamente consapevoli che per gli strumenti che abbiamo e per il numero di disponibilità di persone che abbiamo non possiamo rispondere a tutto il bisogno, a tutte le necessità che ci sono. Ed è proprio per questo che da diversi anni stiamo cercando di sviluppare il più possibile rapporti con gli operatori privati, con le agenzie per il lavoro, perché noi pensiamo che forse il nostro lavoro può essere meglio valorizzato se noi aiutiamo le agenzie per il lavoro private a rispondere insieme a noi a questa necessità. Faccio un esempio concreto: qualche mese fa una grande impresa della provincia di Cuneo, neanche di Torino, che si occupa di costruire treni, stava cercando 300 lavoratori da prendere in somministrazione, ovviamente, perché il lavoro a tempo indeterminato è sempre più scarso e sempre più raro. Però li tengono un anno, due anni, tre anni e poi magari forse li stabilizzano se hanno altre commesse. Una delle grandi agenzie private italiane ha avuto la commessa da questa azienda, e trovare 300 lavoratori specializzati, possibilmente giovani per poter magari utilizzare anche poi gli incentivi del governo, era difficile. Si sono rivolti a noi, e allora noi, cercando nella nostra banca dati, abbiamo fatto una preselezione e li abbiamo aiutati a rispondere all'esigenza di quelle imprese. Quei lavoratori che vengono collocati, a chi vengono messi in carico? All'agenzia per il lavoro privato o al centro per l'impiego? A me sinceramente non interessa, a me interessa che invece insieme abbiamo offerto delle opportunità concrete. Però il tema è questo: ci sono delle imprese che da noi o dai privati vengono a chiedere dei lavoratori che abbiano le competenze che servono a loro, perché questo è un altro punto miliare di cui dobbiamo tenere conto. Non possiamo pensare di collocare persone che non abbiano proprio le caratteristiche che ci chiedono le imprese. Se no, ammesso che con un incentivo ce lo pigli l'impresa, lo terrà il meno possibile e alla fine non servirà al lavoratore e non servirà neanche all'impresa. Quindi qui c'è l'altro aspetto che si diceva, qui ci sono anche degli operatori della formazione professionale in sala: la formazione professionale è la principale politica attiva del lavoro che ci può essere. I dati ci dicono che il nostro sistema, tutto sommato, pur nella crisi, continua a essere efficace. Circa la metà delle persone che escono dai nostri corsi di formazione professionale lunghi, quelli finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Piemonte, trovano effettivamente nell'arco di un anno un lavoro consono al tipo di qualifica che hanno ottenuto. Allora, io quello che condivido del Jobs Act è che c'è un impianto che dice: prima di tutto bisogna cercare di ridurre
il gap che noi abbiamo su diversi fattori che consentono, come dire, una maggior produttività del paese: il costo dell'energia, la questione appunto di norme più semplici, io aggiungo anche le infrastrutture materiali e immateriali che mancano nel nostro paese. Poi bisogna fare invece, questo sarà il punto nevralgico, una straordinaria politica industriale. Vengono declinati una serie di settori, io credo che quello della manifattura dovrà a sua volta essere declinato in diverse filiere, e dico, facciamo attenzione, dovremmo lavorare per l'integrazione tra le diverse filiere. Qui ci sarebbe da parlare a lungo, faccio solo un esempio: noi siamo forti sul nostro territorio su due filiere, l'automotive, nonostante la crisi siamo forti sull'automotive, e l'aerospazio. Allora esistono ampie possibilità di integrazione tra automotive e aerospazio. Pensate all'innovazione, alla scienza dei materiali, dei nuovi materiali. L'aerospazio ha grandissimi costi di sviluppo e di ricerca che possono essere ammortizzati meglio se una parte delle invenzioni che si fanno in quel settore vengono poi utilizzate nella filiera dell'automotive. Sono cose di cui stiamo ragionando anche con le imprese del territorio. E poi però certamente noi dovremo andare a migliorare quegli altri fattori: una legislazione più semplice e più snella, dei servizi per l'impiego migliori che rispondano meglio alle esigenze dei lavoratori e delle imprese. Lo diceva il sottosegretario Della Ringa, oggi il divario tra noi e gli altri paesi del nord Europa è così grande che non possiamo pensare di colmarlo di colpo, non abbiamo tutte quelle risorse da investire. Però secondo me dobbiamo porci il problema di andare per gradi, e siccome io mi occupo istituzionalmente di servizi per l'impiego farò un ragionamento su questo. Nel Jobs Act si parla di un assegno universale, un ammortizzatore universale. Anche nella legge 92, nella legge Fornero, c'era un richiamo di principio che io condivido. L'idea di ridurre la durata degli ammortizzatori sociali, i lavoratori della De Tomaso credo che siano in cassa di integrazione da almeno 5 anni, per poter estendere a tutti, a uno spettro molto più ampio di persone, gli ammortizzatori sociali. Però chiaramente l'idea non è di ridurla per lasciarli disoccupati senza nessuna tutela, ma l'idea è di ridurre la durata per fargli ritrovare un lavoro. E allora, qui diventa determinante sperimentare, perché secondo me bisognerà sperimentare per poi correggere, quella che noi tecnicamente chiamiamo la condizionalità, cioè ogni persona che riceve un sostegno al reddito, una forma di ammortizzatore sociale, anche dal lato delle politiche sociali e non solo dal lato delle politiche del lavoro, perché le politiche sociali sono compito dei comuni, dei consorzi socioassistenziali, deve dare qualcosa in cambio, possibilmente mettersi a disposizione se ha necessità per una riqualificazione, per un corso di formazione professionale che sia serio, che sia certificato, che sia garantito, oppure io dico per un'attività di pubblica utilità. Le amministrazioni pubbliche hanno sempre meno risorse, ci sono delle attività che noi non riusciremo più a svolgere con le nostre forze o col meccanismo degli appalti. Possono essere lavori socialmente utili che invece generano comunque la garanzia di un sostegno al reddito per le persone che sono disoccupate. Purtroppo devo dire che questa regione Piemonte quest'anno, lo sa bene il comune di Torino, non ha rifinanziato i cantieri di lavoro, che erano una forma intelligente di lavoro socialmente utile che tra il resto dava anche la copertura previdenziale e quindi determinante per aiutare quelle persone a cui mancano 1, 2, 3 anni per andare in pensione, che se sono poco qualificate non ritroveranno certo un'occupazione. Quindi questa è la strada da perseguire. Quindi è molto interessante il lavoro che dovremmo fare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Chiudo dando contezza di alcune misure concrete che stanno per partire. Stiamo per partire con risorse del Fondo Sociale Europeo su una misura di ricollocazione fatta insieme ad agenzie specializzate del settore per quelli che noi chiamiamo occupati a rischio. Sono lavoratori in cassa integrazione o in mobilità che al termine, diciamo, del loro periodo di tutela andranno nello stato di disoccupazione pura. E quindi in questo periodo cerchiamo insieme alle agenzie specializzate di trovargli una nuova occupazione, anche facendo eventualmente formazione. Un'altra misura invece sarà dedicata alle persone che sono già disoccupate senza tutela
e poi ci sarà la garanzia giovani che deve partire a livello nazionale. Noi tra il resto abbiamo già in queste, dall'inizio di gennaio, dedichiamo per il momento un giorno alla settimana, ma probabilmente lo estenderemo interamente ai giovani facendo dei servizi nei centri per l'impiego a loro dedicati. Certamente queste misure copriranno nel 2014 e nel 2015 diverse migliaia di persone che però sappiamo sono molto inferiori a quella che è la necessità. Grazie. Grazie. Davide Franceschin della CGIL Torino, e si prepara il rappresentante della UIL. Ma io ringrazio per l'invito, anche perché pensavo e speravo che ci fosse qualche chiarimento aggiuntivo sull'impianto proposto nel Job Act. Devo dire che dalla relazione non mi sono tanto state chiarite le idee, quindi posso parlare a grandi linee su quello che leggo sui giornali, che mi sembra un canovaccio sul quale poi bisogna costruire, ma francamente avrei preferito insomma una puntualizzazione maggiore dei vari punti, perché penso che la situazione sul lavoro, sulla sua quantità, sulla sua qualità, sulla remunerazione del lavoro in questo periodo, lo sappiamo tutti, è una situazione drammatica. Quindi credo che servano delle risposte efficaci, immediate, e in qualche modo anche con una certa radicalità che per affrontare le questioni. Perché altrimenti abbiamo visto che riforme, riformine, riformette, insomma, si sono aggiunte norme, normative, balzelli, sui quali anche chi si occupa di lavoro a volte ha delle difficoltà a venirci a capo, e anche i diritti sul lavoro spesso sono poco trascurati. Naturalmente credo anch'io, insomma, che con le regole sul lavoro, sugli ammortizzatori, con quello oppure con la riforma dei servizi del lavoro non si crea lavoro, quindi c'è tutto l'altro pezzo di cui parlava anche il sottosegretario, sul quale insomma non mi soffermo, ma credo che solo su quello bisognerebbe concentrare un po' di attenzione. Quindi provo ad andare sugli aspetti più lavoristici, non so come dire, quelli che in qualche modo sono stati toccati, ma che mi pare che anche nella proposta che fa il segretario col Job Act debbano essere molto molto approfonditi per capire meglio e dare un giudizio poi complessivo, perché francamente in questo momento qualche difficoltà ce l'ho. E quindi qualità del lavoro e precarietà. Allora, su questo io credo che sia utile partire dalla situazione concreta, di quello che è il lavoro oggi in Italia. Posso parlare del lavoro oggi in provincia di Torino, visto che il servizio del lavoro della provincia di Torino ci rende noto puntualmente, insomma, di quale la composizione degli avviamenti, di quali sono anche le tipologie di rapporti di lavoro. E in provincia di Torino più dell'80% naturalmente degli avviamenti sono a tempo determinato, quindi non hanno un rapporto di lavoro fisso. Di questi la stragrande maggioranza, come diceva anche il sottosegretario, sono tempo determinato e somministrazione. Di questo tempo determinato e somministrazione la stragrande maggioranza sta al di sotto, i rapporti di lavoro sono al di sotto dei 4 mesi. Ora, io quando leggo di inserire nella legislazione il contratto unico di inserimento, adesso non so come verrà chiamato, vorrei capire di cosa si parla, perché io nella relazione non ho sentito una puntualizzazione su questo, però è la cosa di cui si dibatte. Cosa significa? Aggiungere un'altra tipologia di lavoro a quelle già esistenti? Sostituire l'apprendistato? Ridurre le tipologie di lavoro esistenti? Ma se si riducono le tipologie di lavoro esistenti, si vuole incanalare i rapporti di lavoro verso questa nuova forma di rapporti di lavoro, allora bisogna intervenire anche sui rapporti di lavoro a termine di breve durata. Allora bisogna reintrodurre le causali sui rapporti di lavoro a termine, perché altrimenti non si capisce come si può incanalare un rapporto di lavoro più stabile quando poi è possibile usare sempre comunque rapporti brevi di rapporti di lavoro. Cioè, io su queste cose credo che facciano molto la differenza, e se non c'è chiarezza su queste cose francamente è difficile anche discutere. Per quanto mi riguarda, se l'approccio è ridurre a 4 le tipologie di rapporti di lavoro, incanalando e quindi dicendo di nuovo che il tempo indeterminato è la forma di rapporto normale in questo paese, credo che sia un passo avanti.
Purtroppo, per come l'ho vista fino adesso, temo che ci sia un inserimento di un ulteriore rapporto di lavoro che magari confligge anche con l'apprendistato. Quindi da questo punto di vista un po' di chiarezza forse sarebbe utile. Stessa cosa sugli ammortizzatori sociali, perché anche qua a volte apro il giornale, leggo la cassa integrazione contro la disoccupazione, meglio aumentare l'ASPI e ridurre la disoccupazione, e occhio qua, però occhio, perché bisogna intanto sapere di che cavolo si parla, perché sulla cassa integrazione se iniziamo a ridurre la cassa integrazione, il numero di persone che si rivolgeranno al centro per l'impiego, alla disoccupazione, ragazzi, qua in provincia di Torino esplode questa provincia, esplode, ci sono migliaia di persone in cassa integrazione in tutte le tipologie. Si sta parlando della cassa in deroga, allora diciamo che stiamo parlando della cassa in deroga, perché se parliamo d'altro, che tra l'altro l'altro è finanziato da imprese e lavoratori e non è finanziato dalla fiscalità generale, se parliamo d'altro allora parliamo d'altro, parliamo della cassa integrazione finanziata da imprese e lavoratori. Quella cassa integrazione finanziata così non copre tutti i lavoratori italiani, non copre tutte le tipologie di impresa, non copre tutti i rapporti di lavoro. Allora a questo punto, se si vuole universalizzare, questa parola mi piace, il diritto, facciamo pagare tutte le imprese alla stessa maniera e diamo un diritto a tutti i lavoratori nella stessa maniera. Altro che fondi di solidarietà bilaterali. I fondi di solidarietà bilaterali inventati da Fornero rischiano di spezzettare ulteriormente i diritti e le coperture, anche perché ricordo che non valgono per le imprese sotto i 15 dipendenti. Quindi da questo punto di vista mi piacerebbe anche approfondire questa cosa. Quando si parla di universalità significa far pagare tutte le imprese, magari abbassando le aliquote di chi paga oggi, che sono le imprese industriali, e aumentando quelle di chi non paga oggi, e gli diamo tutti lo stesso diritto? Questo è anche un altro bel tema che secondo me sarebbe utile discutere, come anche quando si parla degli ammortizzatori o della fine del rapporto di lavoro. Adesso cosa abbiamo? La mobilità che sta finendo e l'ASPI. La mobilità però ricordo che sta finendo, ma in una situazione drammatica occupazionale come questa, a me sembra che passare drasticamente da 3 anni di copertura per gli ultra cinquantenni a 18 mesi per gli ultra 55enni, è un bel problema di gestione di una crisi industriale come questa. Quindi io penso che ad esempio su questo aspetto credo che l'utilizzo della cassa in deroga piano piano deve andare a scemare, universalizzando il diritto però dall'altra parte, con quei soldi, con la fiscalità generale, valutare come utilizzarli per creare lavoro, per dare reddito, perché guardate che ad esempio, sempre dallo studio della provincia di Torino, l'ASPI copre solo il 47% delle persone che perdono il lavoro, non copre tutti. E c'è una marea di gente che esce dalla mobilità ed esce dall'ASPI e non trova più lavoro. Cioè, questo è un punto, Quindi o diamo risposta su questo, di lavoro e reddito, utilizzando anche la fiscalità generale, poi come, la patrimoniale, non la patrimoniale, discutiamone. Però da questo punto di vista mi sembrano dei punti essenziali. Quindi io mi auguro che la prossima volta che ci troviamo e discutiamo questi elementi siano più chiari, perché almeno uno si fa un'opinione un po' più precisa. Grazie. E si prepara Roberto Cavaglia. Allora, anch'io saluto tutti e mi aggancio all'ultimo pezzo che diceva il collega della CGIL. Su molte faccende noi siamo insieme, come sulla discussione in provincia, per quanto riguarda anche l'ultimo pezzo che diceva l'assessore Chiama, sulla DGR e sulla disoccupazione. Allora, qua mi sembra che molto facilmente, sempre con molta semplicità, non si parla e non si rimarca bene qual è il problema di questo nostro paese, che è il lavoro. Il lavoro che non va sponsorizzato e detto solo come slogan, ma occorre, perché la gente, soprattutto la gente che noi vediamo nei nostri uffici, ma penso anche da altre parti, va bene l'ammortizzatore non deve andare a scemare, perché fino a oggi è quello che ha dato e dà continuità e un aggancio all'interno dell'impresa. Noi abbiamo però l'esigenza di far ripartire questo paese, perché se non riparte il paese, l'industria, se non riparte
questo motore, possiamo continuare a raccontarci tante barzellette. Alla fine della fiera non c'è la soluzione. Prima si diceva, ho sentito molto attentamente la relazione, sugli ammortizzatori. Sugli ammortizzatori si faceva l'esempio, bisogna essere molto più rigidi. Allora io do due dati, perché ho la fortuna di essere in tutti e due i tavoli, sia quello regionale che provinciale. Allora, su quello regionale, proprio la settimana scorsa, nel dare i dati di come viene utilizzata la cassa integrazione in deroga, perché sappiamo tutti com'è nata, è nata qualche anno fa per dare supporto a quei lavoratori che non potevano più utilizzare le casse integrazioni normali e dovevano utilizzare la deroga per... era legata ed è legata alla finanziaria, certo che non può andare avanti o non poteva andare avanti per tanto, non Carlo? Però questo ci ha consentito di traghettare le persone che non avrebbero avuto più nulla, e vi garantisco che le percentuali dal 2008 a oggi, al 2013, noi abbiamo fatto dei calcoli proprio anche stamattina, dichiarati dal nostro segretario regionale, che sono passati dal 2008 a un 4,6% di utilizzo, a un 2013 a un 10,9%. La Regione Piemonte dall'anno scorso ha messo in atto sulla partita deroghe, ha iniziato a stringere ancora prima che facesse la proposta al Ministero. Ma noi ci siamo trovati con due cose, non vorrei scatenare nessuna ira oppure mal di pancia di qualcuno, ma la realtà. E dal momento che è intervenuta la legge Fornero si è bloccato il sistema di uscita dalle imprese. Il sistema di uscita dalle imprese, che fino agli anni precedenti, è vero, ci sono state varie riforme, ma quelle riforme accompagnavano le persone che erano in uscita a comunque a poter andare. Noi abbiamo avuto una serie, lo diceva anche prima il sottosegretario, di esodati, e ne abbiamo e non ho ancora capito la soluzione per tutti gli altri che sono arrivati, che non c'è copertura per riaccompagnarli tutti a poter andare, perché chiedono di andare in pensione. Cioè tutte le proposte fatte fino adesso, tipo l'anziano o l'anziana riduce il suo salario, non glielo paga nessuno per permettere a un giovane di entrare, su quella partita lì, sempre portata avanti, la percentuale di adesioni in Piemonte è zero, sotto lo zero, abbiamo capito di cosa stiamo parlando, no? Cose già dette e ridette da tutti noi ad alta voce che non era una cosa fattibile, però alle volte ci innamoriamo di queste parole in inglese e le portiamo avanti sapendo che siamo in Italia. Voglio ricordare un'altra cosa, che noi come parti sociali insieme a Confindustria, proprio per fare le cose insieme, perché la collaborazione sia con le istituzioni che con le imprese ce l'abbiamo messa in atto in Piemonte, noi abbiamo fatto un bel accordo sull'apprendistato, certo lo diceva anche il sottosegretario prima, fa fatica a partire, perché? Perché poi vai per l'applicazione e le imprese hanno una serie di cartaceo di rispondere, oppure circolari che ti manda l'INPS che alla fine prendono il documento, lo cestinano e utilizzano altre forme di lavoro, e non va bene, facciamo funzionare quello che abbiamo. La cosa che io trovo, e lo dico proprio, è importante che sia ripartito il servizio sociale dalle cose che ho sentito stasera. Detto questo, però, non possiamo continuare, soprattutto noi che rappresentiamo la gente, continuare a far finta che il problema non ci sia. Noi abbiamo anche firmato da poco con Confindustria l'accordo sulla rappresentanza, anche questo dice delle cose, ma dobbiamo essere molto chiari nel dire si fanno, si vede sulla pesa, ma soprattutto noi abbiamo, ogni qualvolta facciamo un passaggio e ritorno alla DGR sugli inoccupati, noi abbiamo discusso un pomeriggio in provincia, perché sapete qual è la scelta che le parti sociali devono mettere in atto? Siccome la legge dello Stato dice fino a una certa età, noi abbiamo una fascia che non si ferma solo a quei giovani che ormai siamo arrivati a un 30% in meno anche in Piemonte, ma abbiamo una fascia che va dai 40, dai 30 ai 40 e oltre, che se non c'è soluzione, queste persone, come si suol dire, e poi vado a chiudere perché mi fanno distringere, cioè c'è veramente la scelta, come fai a scegliere
se devi utilizzare un deterrente che è l'età, un deterrente che c'è la priorità che è donna, perché quelle che hanno il carico più alto è quello del lavoro che manca, della cura della famiglia, dei servizi che non si riesce a dare, perché poi alla fine della fiera se hai un parente malato o i bimbi devi sempre star dietro a queste cose, il lavoro alla fine lo rinunci, non ci vai. Dunque le parti che hanno in mano la possibilità di poter decidere, come fai a decidere 40 anni, 35 o 50? Capite che è una difficoltà, sapendo, e chiudo, che abbiamo in negativo le politiche attive, noi le abbiamo messe in atto con la provincia, però se non hai l'impresa che ti prende, facciamo tanta formazione, facciamo tanta filosofia, ma alla fine della fiera, se non c'è meno cartaceo, più incentivi per far ripartire dalla piccola alla media alla grande impresa, non abbiamo queste cose, il nostro lavoro in Italia non riprenderà mai. Dunque per noi lo slogan è: diamo più peso e importanza al lavoro, l'ammortizzatore, finché abbiamo quello che abbiamo bisogna però regolamentare in un certo modo quelli che pagano già impresa e lavoratori, perché ricordiamoci quelli normali come vengono finanziati, però non può essere, chiudo davvero, che togli la deroga e non dai nient'altro o dai un assegno, alla fine la gente ha la sua dignità che si chiama lavoro, punto. Grazie. Roberto Cavagliai si prepara a Sergio Melis. Sì, io mi presento, sono Roberto Cavagliai, sono consigliere in provincia di Torino e seguo questi temi e poi ho la fortuna di lavorare nella formazione professionale dei salesiani. Io vorrei fare alcune considerazioni. La prima è questa: condivido l'intervento che è stato fatto precedentemente, cioè nel senso che tutte le politiche formative che noi possiamo fare e sviluppare devono assolutamente aver bisogno di politiche serie industriali, perché se gli imprenditori non riescono a produrre lavoro diventa poi difficile anche poi occupare le persone. Allora, su questo mi sembra che il Job Act dà alcuni punti di come aiutare il sistema imprenditoriale, però forse ha bisogno di un maggiore approfondimento. E l'approfondimento è sicuramente il tema, no, che lì è toccato velocemente, ma è tutto il tema della burocrazia per far partire nuove imprese. E quindi come semplificare tutti gli aspetti burocratici. Allora, la semplificazione degli aspetti burocratici probabilmente è una riforma che si può fare anche a costi non elevati, perché... Perché dico questo? Perché noi in provincia, 2 anni fa, 3 anni fa, avevamo un'impresa che sarebbe venuta molto probabilmente nella zona del Canavese a sviluppare la produzione del silicio, che è la base sulla quale si sviluppa poi tutta una filiera che è una di quelle richiamate, no, della green economy, della eccetera. Bene, dopo 1 anno e mezzo, 2 anni di burocrazia infinita, eccetera, questa impresa è andata in Canada e ha sviluppato la filiera, la sua produzione in Canada velocemente. Allora, queste cose qua penso che io non sono un imprenditore, ma immagino che su questo ci sia condivisione. Dall'altro lato, penso che ci sia bisogno, poi più tutta una serie di altre cose, quindi adesso sui settori produttivi nuovi che sono citati nel Job Act, che sono un elenco, bisogna poi, secondo me, andare in modo approfondito dentro ogni settore e capire quali sono i punti di sviluppo importanti sui quali focalizzare le politiche, perché... Qui sono citati cultura, turismo, agricoltura, Made in Italy, ICT, Green Economy, nuovo welfare, edilizia e anche manifattura. La manifattura è quella che in questo momento qui sta riprendendo, no, più di altri settori, poco, però qualche segnale si inizia a vedere, no? Perché macchine, utensili, robe varie stanno iniziando, almeno io ho visto alcune cose sui giornali, poi se l'ho lette male potrei averle lette male, ma ci sono qui autorevoli... Che esporta, certo. Ecco, allora, su questo aspetto penso che sarebbe importante. L'altra cosa però, e qui credo che anche gli imprenditori ci voglia una seria riflessione, c'è una questione dei tempi di pagamento verso i fornitori, perché noi abbiamo aziende che saltano e vanno in crisi pur essendo buone aziende, perché da un lato devono pagare i loro fornitori di materia prima e dall'altro non ricevono i soldi sul manufatto che hanno costruito perché c'è i ritardi. E questa roba qui ammazza tutta una parte intermedia di aziende. La selezione degli imprenditori, se non la fanno le associazioni di categoria, chi la deve fare?
Noi qua in provincia di Torino abbiamo avuto esempi, io non so, qualcuno li chiama imprenditori, ma non sono imprenditori quella gente lì, è gente che è arrivata, si è presa un'azienda, l'ha svuotata brutalmente, abbiamo esempi, Agila, Iteglia, l'ha detto Maso, ce n'è una serie infinita. Allora questi sono imprenditori, ma chi è che dice a questi che non sono degli imprenditori, che vadano a fare qualcos'altro e che non vadano più a investire sul territorio italiano? Allora bisogna che anche le associazioni di categoria, e non solo a livello di governo eccetera, qualcuno lo dica. L'altra è più o meno, perché quando ci sono imprenditori che continuano a prendere aziende, le smontano più volte sul territorio nazionale, vuol dire che quelli lì non sono imprenditori, però continuano a esserlo. Va bene. Poi l'altra cosa è il tema di sgravare chi investe sulla produzione e dall'altro lato, e non sulle manovre finanziarie, perché questa è l'altra parte: chi produce delle cose fa buona impresa, chi fa solo azioni finanziarie abbiamo visto come di solito cosa succede. E il ruolo sociale dell'impresa, richiamo il ruolo sociale dell'impresa perché vorrei dare un'importanza anche al tema della formazione professionale, perché si è citato il tema dell'apprendistato. Ora, l'apprendistato in Italia, io in alcune cose funziona, però principalmente non è serio secondo me, soprattutto nell'apprendistato della formazione iniziale. Bisognerebbe copiare in Europa, c'è un sistema che funziona e che ha delle regole ben precise, che è il sistema tedesco. Il sistema tedesco ha le regole in cui chi fa apprendistato, per poterlo fare e avere gli sgravi, deve garantire un certo tipo di formazione per i tutor aziendali, deve garantire di seguire la cosa, deve interfacciarsi in modo più concreto con il sistema della formazione, si fa un lavoro comune. Ci sono alcuni elementi accennati, però non si può solo prendere gli sgravi e non avere un ruolo, perché l'apprendista deve imparare, devo dargli una cosa. Poi chiudo con l'ultimo tema, formazione professionale. Allora, a partire da quella iniziale, allora, in un periodo di crisi ci sono politiche anticicliche. Una politica anticiclica è dare più formazione e istruzione. Allora, in Italia, e leggo velocemente dei dati, si è passati dal 2003 al 2004 con 23.500 ragazzi iscritti al percorso di istruzione e formazione professionale a 281.000 nel 2012-2013. I tassi di occupazione di primo lavoro a un anno dalla qualifica sono il 70%, l'85% dopo due anni, l'occupazione coerente al 64%, dati ISFOL, non è che sono dati che mi sono inventato. Allora, se questa formazione funziona, è sottodimensionata perché le famiglie chiedono di andare a quella formazione, allora credo che il Ministero del Lavoro insieme al Ministero dell'Istruzione devono fare un serio ragionamento sulle risorse che mettono, perché non è possibile che negli ultimi 12 anni sono sempre le stesse risorse su quel sistema, quando è decuplicato e potrebbe anche raddoppiare ancora di più. Allora, questa cosa qui vuol dire fare delle politiche serie, dare delle risposte ai ragazzi, e anche nella garanzia giovani sarebbe opportuno che una parte delle risorse, questo l'abbiamo anche votato in una mozione in provincia, una parte delle risorse siano dedicate all'occupazione immediata, perché c'è una parte di giovani eccetera che ha bisogno di entrare velocemente, ma che un'altra parte di risorse sia dedicata all'occupabilità, cioè a dare quelle competenze con dei percorsi anche più lunghi. Perché dico questo? Perché io seguo una sperimentazione in Piemonte del quarto anno del diploma professionale. Su questa cosa qua c'è una richiesta di giovani che è doppia, più del doppio di quella che viene soddisfatta. La regione, le risorse, arriva fino a un certo punto. Non si può neanche chiedere alla regione di coprire un'offerta che è dentro un sistema di istruzione e formazione professionale che è nazionale. Allora penso che sarebbe opportuno fare un ragionamento. Per cui chiudo. Le affermazioni che alcune volte fa anche il mio segretario di partito, in cui si dice che la formazione è autoreferenziale, serve solo a garantire eccetera, non è vero. C'è una parte di formazione che non funziona e quella va ripulita, c'è una parte di formazione che funziona, dà le risposte, dà anche le risposte occupazionali, o rientro all'interno del mondo dell'istruzione. Allora bisogna puntare su quella. In alcune regioni, il Piemonte penso che possa essere una delle regioni che può essere presa ad esempio, tutto è migliorabile, però su questa cosa qua bisogna che noi nel nostro Job Act richiamiamo questo. Non si può solo dire che la formazione professionale bisogna fare
obbligo di rendicontazione online, benissimo, ma quello è un aspetto con tutta la normativa europea, cioè abbiamo tanti di quei vincoli, o che i criteri, sono d'accordo che bisogna mettere dei criteri di valutazione meritocratici sulle agenzie di formazione, perché bisogna che si faccia bene e ci sono esperienze positive, non si butta via tutto. Questo vorrei, ecco, ultima cosa, l'analisi dei fabbisogni, perché tutti quei settori eccetera, allora l'analisi dei fabbisogni deve essere anche fatta in modo serio, perché molte volte quando si leggono i dati, vengono fuori dei dati in cui anche sul giornale in cui c'è una richiesta altissima di alcune figure, poi uno va a vedere e dice ma in Piemonte dove sono queste figure? Alcune volte ci sono dei dati che devono essere interpretati un po' meglio e poi non si può solo fare un'analisi come adesso penso la Regione stia facendo, no? Perché ha cambiato un po' il sistema, un'analisi solamente sulla effettiva domanda del momento, no, di quello che sta succedendo, entrate e uscite, ma bisogna anche avere degli strumenti che possano dire in modo un po' più predittivo quale può essere lo svolgimento e in questa analisi vado a dire su quali settori punto e su quali figure per aiutare in collegamento con le imprese il sistema della formazione a dare le risposte giuste che aiutano poi. Io mi auguro la ripresa arrivi il più presto possibile, ma arriverà, perché non è possibile. Grazie. Sergio Melis. E si prepara Paolo Alberti. Vista l'ora, vado per pensierini della sera. Primo pensierino è il seguente. Sicuramente questa discussione è importante perché ripone al centro delle questioni il discorso lavoro. Sicuramente sarà importante se al centro non ci sarà solo la discussione, ma in seguito alla discussione ci saranno poi delle azioni, degli atti, dei passaggi, dei cambiamenti di cui abbiamo estrema necessità. E proprio perché abbiamo tanto bisogno di cambiare le cose, sicuramente una discussione sulle scelte di politica industriale noi la dobbiamo fare, perché senza aprire questo capitolo noi possiamo costruire tanti sottocapitoli, ma il tema grosso, quali sono le scelte verso dove andiamo, dove decidiamo di voler andare e con quali investimenti, io penso che sia una discussione un po' zoppa. A questo punto però vado su alcuni elementi specifici, anche se magari già toccati. Il primo punto, il contratto di inserimento chiamato a tutele progressive o crescenti. Sicuramente sarà una scelta importante se sarà una battaglia ai contratti malati, se sarà una battaglia alla precarizzazione, se sarà una battaglia al sommerso, se sarà una battaglia alle false partite IVA. Allora sarà sicuramente un passaggio importante, un passaggio che può aiutarci tanto, però deve essere questo, quindi deve essere una scelta specifica, precisa e una messa in campo di tutti gli atti necessari. Vado poi all'altro argomento che è un po' al centro, l'assegno universale. Sicuramente ha un pregio, ha il pregio di correlare la formazione e la responsabilità. Allora una discussione di questo genere è una discussione importante. Certo, ha un problema serio che è il finanziamento e che non possiamo sottacere. E allora il finanziamento vuol dire scelte, vuol dire aprire un discorso serio sul ruolo dei fondi bilaterali, non solo quelli residuali, perché sennò ci stiamo raccontando delle balle e i finanziamenti poi non ci saranno mai. Il terzo elemento che mi preme è quello della cassa in deroga. Sicuramente tutti i discorsi da un po' di tempo a questa parte parlano del suo superamento, ma il superamento deve avvenire successivamente alla sostituzione, non antecedentemente, perché se no noi lasceremo in mezzo a una strada un sacco di persone che non sapranno più a chi rivolgersi. Infine, noi abbiamo bisogno di poter finanziare queste scelte e allora sicuramente noi dobbiamo imparare a parlare non di taglio della spesa ma di riqualificazione della spesa, primo nodo. Secondo nodo, e con questo concludo, noi siamo ancora un paese che ha
un'economia sommersa di circa 490 miliardi di euro. Siamo un paese dove la corruzione costa 60 miliardi. Siamo un paese che ha un'evasione fiscale che tocca il 18% del PIL. La corruzione sicuramente fa dei danni da un punto di vista della democrazia, ma fa dei danni anche economici. Io penso che tutta la discussione sulle questioni del lavoro non possa andare slegata da una scelta importante nel senso del recupero della legalità. Ringrazio il Partito Democratico per l'invito e vorrei proprio fare un ragionamento nel merito delle proposte che non sono certamente precise, ma che, come dire, stanno all'interno del Jobs Act. E dato che qui c'è comunque una persona che conosco, come Enrico Morando, che è una persona seria e conosce, come dire, i dati della pubblica amministrazione e soprattutto i conti dello Stato, credo che noi non possiamo che partire dal come quanto previsto nella proposta avanzata, molto generale, del Partito Democratico. Il Partito Democratico presenta i cittadini e alle imprese con atti concreti, ma con atti di possibile finanziamento. Io vi faccio solo alcune battute velocissime. Si dice, e io che rappresento piccole imprese, mondo dell'artigianato, microimpresa, credo sia un atto necessario, riduzione dell'IRAP. Vuol dire che questo, se pensiamo che non avvenga sul pubblico ma avvenga solo sulla parte dell'IRAP privata, vuol dire trovare 2 miliardi. Questo non è sufficiente, perché io credo che c'è la necessità di un intervento ancora più pesante per quel che riguarda la riduzione del cuneo fiscale, perché oggi l'obiettivo è ridurre il costo del lavoro. Cioè, mi pare che nella discussione di questa sera, cioè, il lavoro sia un qualcosa che quasi pensiamo si inventa dalla sera alla mattina. Allora, il lavoro non si inventa dalla sera alla mattina, se non che pensiamo che il lavoro è tutto lavoro socialmente utile, ma questo vorrebbe dire, perché poi la mia domanda si rifà, debito pubblico siamo oltre il 140%, quello reale, vero Enrico? Perché noi abbiamo un rapporto debito-PIL che non tiene conto dei debiti correnti dello Stato, quelli non ci sono, e quindi il rapporto vero ormai è che siamo vicini al 140%. Ricordo a tutti che comunque per stare dentro l'Europa con la vicenda del fiscal compact dal 2015 non possiamo solo più dichiarare di ridurlo, ma bisogna seriamente impegnarci per ridurre il rapporto debito-PIL. E qui, diciamo, sulla parte riduzione del cuneo fiscale reale c'è bisogno, lo sappiamo, di altri 15 miliardi perché l'intervento sia un intervento serio. Perché, ripeto, il lavoro non lo si inventa. E oggi soprattutto credo che un ragionamento serio è intanto quello di evitare che se ne perda altro. E quindi evitare che se ne perda altro, al di là poi delle necessità, e lì sono solo titoli di politica industriale, di innovazione e quant'altro, vuol dire cercare di almeno mantenere le imprese che già oggi stanno un po' sia sul mercato interno e soprattutto quelle che sono dentro le filiere, sui mercati legati all'esportazione, in grado di reggere. Allora, il primo atto non può essere che quello di ridurre il costo del lavoro. C'è una provocazione, la volete, certo. Gli industriali, insieme anche alle nostre confederazioni, a Pordenone, perché lì c'è un sistema che si chiama, c'è un'impresa multinazionale che è l'Electrolux, c'è tutto un indotto, c'è stata una proposta di riduzione del costo del lavoro orario da 24 euro ora a 19,4 euro per la grande impresa, quindi rivolta 19,1 rivolta Electrolux, 19,4, quindi un costo leggermente superiore per i piccolini dell'indotto. Credo non se ne farà quasi nulla, ma è per capire, ecco, su, perché oggi i punti veri di discussione sono questi. Cioè, non è che Electrolux resta in Italia perché uno gli dice devi restare in Italia. Cioè, oggi un imprenditore che investe, come dire, proprie risorse, decide di investire dove comunque quell'investimento gli crea
utili da poter ora investire nell'azienda, e comunque deve anche rispondere degli azionisti. Ricordava un mio amico, non so se è ancora in sala, Giorgio, che le imprese e le scelte le fa il mercato, cioè non è che le possiamo fare con dei diktat di Stato, no? Cioè siamo in una situazione di libero mercato. Quindi c'è questi interventi che vanno fatti, che è un problema vero oggi, è di mantenere il lavoro riducendo il costo del lavoro. Vuole anche dire in parte, lo dico con tristezza, ridurre forse anche i salari, ma complessivamente c'è, cioè, pensare che le prime riduzioni vanno fatte in quella direzione. Dopodiché si può intervenire sul resto, ma bisogna definire delle priorità, e la prima priorità credo sia questa. Relativamente alle proposte che invece stanno dentro, ad esempio alla vicenda di scendere dalle 40 forme contrattuali, non dico a una, che è quella del contratto unico di inserimento con, e credo che anche questa però ci va approfondita, con delle forme che all'inizio sono meno pesanti, tra virgolette, per la possibilità dell'impresa di licenziare, ma che nel tempo invece diventano, come dire, più cogenti da un punto di vista della difesa del diritto del lavoratore che è all'interno di quell'impresa. Facciamo solo attenzione a non combinare alcuni guai, lo ricordava Dalla Ringa, che sono stati combinati un po' con la Fornero, cioè abbiamo parlato, tra virgolette, del buon lavoro, quasi che il tempo, no? Cioè, alcune forme di flessibilità erano il demonio in questo paese, le abbiamo tolte, alla fine c'è stato meno lavoro, diciamocela tutta. Ed è vero che poi le forme della collaborazione, dei cococò e di quant'altro, io faccio impresa e se posso utilizzo il tempo determinato, non l'indeterminato, e lo utilizzo chiaramente per periodi estremamente brevi, quindi lì evitiamo di fare troppi guai. L'altra questione, anche qui assegno universale, però in parte c'è già, cioè noi abbiamo ASPI e mini ASPI, no? Cioè va certamente in parte riformata, però anche lì c'è già un elemento di garanzia legato al 20%, cioè se tu non accetti un lavoro che abbia almeno un valore superiore al 20% dell'assegno che ti spetta con l'ASPI, allora perdi l'ASPI. Quindi cioè una formula c'è già, anche qui non credo ci sia proprio tutto da inventare, e invece credo vanno mantenute, parlo soprattutto delle microimprese, perché anche qui il sindacato dovrebbe essere un po' più attento e coerente nel dividere esperienze di bilateralità, e ve lo dico con chiarezza, che ci sono state nel commercio, nella piccola industria con accordi fatti con tutti, e anche in parte nell'industria, ma quelli poi sono poco interessati perché, come dire, riguardavano più sicurezza e formazione. Il mondo dell'artigianato ha un proprio strumento di bilateralità, credo che quello, visto che ha funzionato, poi certo si è anche usata la cassa in deroga, però ha funzionato, funziona. Da questo punto di vista ritengo che non bisogna buttare via tutto, ma, come dire, le esperienze che sono state esperienze positive vanno anche valorizzate ripensandole sulle piccole imprese. E chiudo qua, perché se in passato la grande impresa ha perso e perde dal 2000 in avanti posti di lavoro, le piccole imprese e le microimprese dal 2000 fino al 2011 hanno creato, cioè il saldo era un saldo positivo. Questo saldo sta diventando negativo anche nelle piccole e nelle micro, però anche nella grande industriale provincia di Torino, e lo dico agli amici del sindacato, non dimenticatevi che il 52% di quelli che un posto di lavoro ce l'hanno ancora nella provincia di Torino, non a Canicattì e non in Bulgaria, ce l'hanno in imprese sotto i 20 dipendenti. O si ragiona su questa roba qui, perché dobbiamo ragionare dal lavoro che c'è, poi cerchiamo di crearne altro. Grazie. Prima di continuare il dibattito, come dicevamo in apertura, il sottosegretario ha problemi di orario e quindi deve rientrare, allora gli affiderei soltanto delle brevi repliche, perché molti degli spunti che sono stati lanciati non cadano nel vuoto, e poi lascerei a Enrico Morando di raccontarci come le sollecitazioni che ci sono state fino ad adesso verranno e sono accolte nel dibattito che il Job Act vuole lanciare, perché in realtà, come è già emerso lungamente durante il corso della serata, il documento che è stato presentato è l'inizio di una discussione, non è un punto d'arrivo. Dopodiché con chi vorrà continueremo il dibattito. Prego.
Sì, grazie. È un saluto più che una replica, perché su molti punti che sono stati toccati io sono completamente d'accordo, anzi il governo è impegnato su questo. Sull'apprendistato di primo livello è uno degli assi di questa garanzia dei giovani. E quindi per quanto riguarda la garanzia giovani, la formazione è contemplata, ho solo detto che ci sarà un premio se questa sfocerà in un'esperienza di lavoro. La necessità di una politica industriale, l'ho detto all'inizio, creare posti di lavoro per fare politica industriale. L'ultima cosa che ho sentito, me la sono dimenticata, forse l'unica volta che me la sono dimenticata in tutti gli interventi che ho fatto sui temi del lavoro e del cuneo fiscale, anche perché è talmente, diciamo così, fondamentale che uno la dà per scontato. Certo, è stato promesso, ma fino adesso si è fatto poco. Si sono stati fatti degli incentivi, questi ci sono, ma una riduzione del cuneo fiscale, diciamo così, per tutti, sullo stock, questo, è questo su cui il governo si è impegnato anche in relazione a quei tentativi di risparmi che sta facendo e di taglio della spesa pubblica. Sono d'accordissimo. Dove taglio del cuneo fiscale vuol dire taglio degli oneri, ma anche taglio dell'IRPEF per i lavoratori, naturalmente. Sulla riduzione dei salari, ho visto che nessuno ha reagito a questa provocazione, non sono d'accordo, perché purtroppo, vede, i salari svolgono due funzioni nel nostro paese. Come costo del lavoro, allora ha ragione lei, bisognerebbe, per essere competitivi il costo del lavoro deve essere basso, ma sono anche reddito. Ora il reddito svolge una funzione non solo sociale, come tutti i miei amici sindacalisti conoscono qua dentro, ma anche economica. In un periodo in cui la domanda aggregata è bassissima, i consumi, l'ho detto all'inizio, non c'è domanda interna, i consumi non vanno e le imprese non producono, perché solo il 10% esportano. Dopodiché gli altri, sugli ammortizzatori, volevo dire solo una cosa. Noi abbiamo aperto un tavolo con le parti sociali sugli ammortizzatori. Non potevamo cambiare la legge Fornero sugli ammortizzatori in questa delicata fase di passaggio. Quindi riconosciamo che pur far partendo i fondi di solidarietà, il sistema rischia di essere veramente molto articolato e frammentato. Però prima di intervenire bisogna, appunto, per non fare confusione, buttare via tutto, che non si deve buttare tutto, innanzitutto dobbiamo mettere in pratica quello che è stato già deciso, che ha una sua coerenza, e poi man mano si vede quanto si possa fare sugli ammortizzatori, nel senso di sussidio universale, nel senso di legare la mini ASPI all'ASPI, c'è il tempo per farlo. L'apporto delle parti sociali sarà importante. Vuole investire il governo su questo, come sta investendo anche per quanto riguarda la rappresentatività e la rappresentanza. Vuole attivare una legge delega sulla partecipazione, le poste, è stato deciso ieri, sulla privatizzazione, il lancio della democrazia economica con una parte dei dipendenti che potrà avere delle azioni. Ecco, questo è un punto che va sviluppato, e per quanto riguarda la rappresentatività, un importantissimo accordo che sta a indicare come le parti sociali stanno lavorando molto bene fra di loro. Metterlo in pratica questo accordo non sarà facile, ma dovrà essere accompagnato. C'è da fare una piccola regolazione per legge di questo aspetto della rappresentatività, facciamola, ma con le parti sociali, perché deve essere naturalmente un sostegno alla rappresentanza e alla contrattazione in azienda. E potrei continuare, ma volevo soprattutto rispondere a chi diceva, ma alla fine non è stato detto nulla di cos'è questo Jobs Act, non si è entrato nei particolari, qualcuno ha accennato al contratto unico di inserimento, qualcuno all'assegno universale, volutamente non sono entrato, sono i tratti più delicati e complicati. Voi sapete che il Partito Democratico li ha accennati, che sono punti da trattare e da sviluppare. Dall'altra parte c'è il governo che sta preparando il suo piano d'azione che deve essere approvato alla Commissione Europea. Sono due iniziative che noi speriamo tutti dovranno a un certo momento, diciamo così, incontrarsi come devono incontrarsi tante cose in questi difficili giorni e settimane. Si incontreranno in un programma in cui si affronteranno queste cose. Da quel poco che so e ho capito, queste due iniziative del Partito Democratico all'altro e quello che il governo intende fare su questi stessi temi hanno un grado di sovrapposizione molto elevato. Io penso che ci siano le basi effettivamente per avviare un potenziamento della politica economica del nostro paese, che non debba essere solo di politica del lavoro ma anche di politica dei settori produttivi e politica fiscale. Grazie e alla prossima volta.
Grazie. Enrico. Sì, è venuto molto tardi e le cose da dire, insomma le questioni da riprendere sarebbero molte. Per questa ragione cercherò di andare subito all'essenziale. Primo, noi siamo un partito politico, non ancora il governo, un governo. Quello che ci è mancato nel corso di questi lunghi anni che ci stanno alle spalle è, io penso, la prospettazione chiara per noi e per quelli che guardano a noi di una visione sul futuro del Paese. Poi vengono le singole articolate proposte per affrontare questo o quell'altro problema specifico. Quello che con ogni evidenza è stato uno dei nostri difetti nel corso degli anni lunghi che ci stanno alle spalle è stato una mancanza seria circa il rapporto tra iniziative che si devono prendere per affrontare l'emergenza, e abbiamo sentito qui questa sera per l'ennesima volta di quanto grave sia l'emergenza che riguarda il tema dell'occupazione e del lavoro, ma inserendola in un disegno più ampio di cambiamento del Paese. Ci siamo fatti mangiare sostanzialmente il futuro dall'emergenza. Che cos'è il tentativo che stiamo facendo con questa proposta di cui abbiamo parlato oggi? È il tentativo di fornire un disegno circa come, secondo il Partito Democratico, dovrebbe essere organizzata l'economia e la società italiana medio-lungo periodo, sapendo naturalmente che di qui a là ogni giorno bisogna mettere in campo una politica coerente con quel disegno e ogni giorno bisogna fare qualcosa e non muoversi a tentoni come spesso si fa quando ci si limita ad affrontare l'emergenza, ma sulla base di un disegno chiaro che viene prospettato fin dall'inizio come tale, in modo tale che si possa giudicare degli obiettivi e della strategia di fondo, oltre che, naturalmente ci mancherebbe altro, non siamo un istituto di ricerca, oltre che dei singoli atti che ogni giorno vengono compiuti. Questo è il tentativo che stiamo facendo ed è per questa ragione, naturalmente, che molte delle questioni specifiche che sono state affrontate qui anche attraverso domande non hanno ancora una risposta. Al massimo posso dire quello che penso io a proposito di quei temi, ma non posso certo accreditarmi come il titolare di una soluzione di partito che ancora non c'è. Vengo precisato questo, vengo rapidamente ai temi. Ora, è stato detto e ripetuto, lo dico anch'io così è chiaro, le regole che sovraintendono al mercato del lavoro non creano nuovi posti di lavoro. Cos'è che crea nuovi posti di lavoro? La ripresa economica, il buon andamento dell'economia, la crescita crea lavoro, la recessione nella quale siamo immersi da 5 anni crea disoccupazione, fa perdere i lavori che ci sono, mentre quelli che ne cercano di nuovi non li trovano. Ora, di solito quelli che vogliono per forza stare dentro l'emergenza e non sollevare mai la testa per vedere un po' più lungo cosa dobbiamo fare per arrivare in un futuro diverso dall'attuale presente, dicono che chi ragiona così è perché non vuole dare risposte all'emergenza, al concreto e così via. Se continuiamo a ragionare così, un partito politico lo possiamo anche chiudere, perché un partito politico esiste per organizzare delle forze in una battaglia per il cambiamento del Paese, se è un partito riformista, in funzione di un disegno.
Il nostro disegno è riportare il paese, per quello che riguarda questi temi che abbiamo discusso questa sera, è riportare il paese il più rapidamente possibile su di un sentiero di crescita stabile e socialmente e dal punto di vista ecologico equilibrata. Questo è il nostro obiettivo. Naturalmente dobbiamo immediatamente proporci, dice, ma cos'è che favorisce la crescita? Vedete, se la crisi, non è il caso della nostra purtroppo, ma se la crisi è di tipo ciclico, cioè è una crisi contingente, il capitalismo conosce fasi di abbassamento del ciclo anche piuttosto serie, se si tratta di una crisi ciclica, allora un intervento immediato, efficace, ben studiato, che consenta, come diceva il professore Della Ringa, di aumentare la domanda aggregata, per esempio attraverso un aumento della spesa pubblica, magari rendendola un po' più efficiente di quanto non sia in Italia, perché è già alta ma è gravemente inefficiente, può risultare sufficiente per riportare il paese fuori da un ciclo economico negativo. Ma quando si tratta, e purtroppo nel caso dell'Italia si tratta, di una crisi più profonda, non è che gli interventi immediati per aumentare la domanda aggregata siano inutili. Bisogna fare anche quelli, appena ce ne sono le condizioni, e se non ci sono le condizioni bisogna crearle attraverso operazioni di riqualificazione della spesa pubblica che consentano che una quota più rilevante di spesa pubblica venga indirizzata all'obiettivo di riportare il Paese su un sentiero di crescita. Ma quando la crisi non è di tipo ciclico, quando la crisi come quella italiana è una crisi di produttività totale dei fattori, cioè di capacità competitiva del sistema, che dura da più di 20 anni, perché è così, dalla fine degli anni Ottanta il nostro paese cresce pochissimo, quando è arrivato molto meno dell'area dell'euro, che è la peggiore nel contesto mondiale. Quando è arrivata la crisi tutti sono caduti, ma noi siamo caduti molto di più, e quando c'è stata una ripresa congiunturale noi non l'abbiamo avuta, non è che l'abbiamo avuta inferiore, non l'abbiamo avuta per niente, tanto che oggi ci sono 9 punti di prodotto interno lordo da recuperare rispetto al momento in cui la crisi è iniziata, 9 punti di prodotto interno lordo in meno, quando per esempio la Germania ha già recuperato il livello di produzione e del prodotto interno lordo del 2007, gli Stati Uniti lo hanno recuperato addirittura l'anno scorso. Ora, se la crisi è questa, non basta, ci vuole una politica di, come si dice, di bilancio espansiva, spendere di più e spendere meglio per fare in modo che la crisi diventi più accettabile, se non addirittura si converta in crescita. Ma bisogna, sì, ho ascoltato, vabbè, allora ho cercato, sto parlando di questo, poi io non so, diciamo ognuno la capisce come vuole. Detto questo, dicevo, ci vuole di più, ci vogliono, ecco di cosa stiamo parlando, assieme a interventi che hanno il respiro della manovra anticiclica, come dicono gli economisti, contrastare il ciclo negativo, ci vogliono interventi di carattere strutturale, cioè ci vogliono cambiamenti profondi nell'assetto di fondo del Paese che consentano al Paese di utilizzare quel poco che può venire dallo sviluppo della domanda aggregata nell'immediato, se si può ottenere, per, diciamo, creare maggiore capacità competitiva, cioè per risolvere la crisi di produttività totale dei fattori che è la causa di fondo dei nostri problemi. Da questo punto di vista, vediamo le cose come stanno, adesso lo posso fare in un minuto. In Europa chi è che può fare politiche espansive di bilancio pubblico nell'immediato? Certamente non l'Italia, per la ragione che tutti sapete e sulla quale io non mi soffermo. L'Italia, peraltro, a proposito di spesa pubblica, ha una spesa pubblica che ammonta al 51,1% del prodotto interno lordo, cioè è a livello svedese.
è ciò che otteniamo da quella spesa pubblica che non è a livello svedese. E questo pone il problema del cambiamento della qualità della pubblica amministrazione, del cambiamento della qualità della spesa pubblica. Ma dal punto di vista delle sue dimensioni, se la crisi si risolvesse con la spesa pubblica, l'Italia dovrebbe essere il paese che cresce di più in tutto il mondo. Se non è così, vuol dire che non basta, scusate la semplificazione. Allora, però qualcuno in Europa può fare politiche espansive di bilancio, perché servono, perché se no i consumi sono troppo bassi, gli investimenti sono troppo bassi, la domanda aggregata è troppo bassa, non riusciamo ad invertire la tendenza. Chi può fare? La Germania, certo, e da questo punto di vista ci sono delle novità positive. L'accordo tra SPD e CDU per il governo di grande coalizione non è affatto positivo, contrariamente a quello che molti, anche a sinistra, dicevano in Italia, per la parte che riguarda l'orientamento politico di quel governo rispetto alle politiche che deve fare l'Europa. Ma è positivo per la Germania, perché lì ci sono impegni dall'innalzamento per legge del salario minimo fino a politiche di sviluppo della contrattazione fondate sull'aumento della produttività e legate al decentramento della contrattazione stessa in una nuova stagione di riforme dopo quella inaugurata dal governo Schröder, che possono consentire un aumento della domanda aggregata della Germania. Siccome noi siamo il principale esportatore in Europa verso la Germania, se là c'è una domanda effettiva che cresce, sia sul versante dei consumi, sia sul versante degli investimenti, possiamo avere un giovamento. Ma la ciccia della politica fiscale anticiclica la deve fare l'Unione Europea come tale. Ed è chiaro da questo punto di vista che le cose non vanno bene, perché malgrado lo sforzo compiuto dai governi italiani, sia quello che c'era prima, Monti, sia quello che c'è adesso, in questo senso, l'anno che abbiamo trascorso in attesa delle elezioni tedesche ha bloccato il processo. Dopo il Consiglio europeo di giugno, in realtà su questo versante non è accaduto niente, anzi, se è accaduto qualcosa, si è tornati indietro rispetto alle timide acquisizioni a cui aveva fatto apertura la Merkel nel Consiglio europeo di giugno. L'unico elemento interessante qui è la costruzione ormai avviata dell'unione bancaria. L'unione bancaria non è una novità da poco e non è una cosa da addetti ai lavori. È una componente essenziale di una politica di cambiamento dell'Europa. Qui qualche passo nella direzione giusta è stato fatto e bisogna parlarne qui oggi mentre parliamo di lavoro, perché una delle ragioni per cui le imprese non investono è che non riescono a prendere i soldi dalle banche, e una delle ragioni per cui le banche non danno i soldi non è che sono cattive e non vogliono fare il loro mestiere, ma semplicemente perché hanno un tale livello di sofferenze che se non c'è un indirizzo circa il riequilibrio nella politica dei crediti alla dimensione europea, con una riduzione dei tassi differenziali che paghiamo in Italia rispetto a quelli tedeschi, non andremo da nessuna parte, perché se tu devi competere con un'impresa tedesca e oggi sul mercato europeo tu competi direttamente e anche sul mercato globale con un'impresa tedesca che paga i soldi meno della metà di quella che le paghi tu in Italia, tu puoi essere bravo finché vuoi ad organizzare la tua produzione, ma c'hai un gap di competitività che deriva da questo fatto. Quindi occuparsi dello spread non è una cazzata da banchieri, occuparsi della differenza tra tasso di interesse italiano e tedesco è fare la politica economica, quella che conta per il lavoro. Detto questo, e capisco che lo sto dicendo troppo frettolosamente, ma spero almeno di dare un canovaccio di idee di fondo sulle quali poi si costruisce la singola proposta, è chiaro che anche se ottenessimo che improvvisamente la politica economica e fiscale tedesca e la politica soprattutto fiscale dell'Unione Europea diventasse dell'Unione e non la somma delle politiche fiscali dei singoli paesi, che ha prodotto il disastro che tutti conosciamo, e avessimo un po' di sostegno da quel lato, questo non ci assolverebbe dalla necessità di fare le riforme strutturali. Al contrario,
creerebbe però un clima più favorevole per farle, perché i cambiamenti che dobbiamo realizzare sono cambiamenti molto profondi, e questi cambiamenti profondi sono più difficili da fare quando il clima sociale è caratterizzato da una emergenza sociale come quella che noi viviamo tutti i giorni, specie sul versante del lavoro che non c'è e dell'occupazione che non si trova, soprattutto per i nostri ragazzi. Quindi è del tutto chiaro che se abbiamo una priorità, nell'immediato è quella di ottenere alla dimensione europea una svolta. Qualche passo, l'unione bancaria nella direzione giusta si sta facendo, ma sono troppo timidi e troppo tardivi. Ci vuole una svolta più concentrata nel tempo. La garanzia giovani, di cui vi ha parlato della riga che adesso non riprendo, è un timido tentativo di sviluppare una politica verso l'occupazione alla dimensione europea. Non perdiamo questa chance, visto che le risorse legate ai fondi sociali invece le abbiamo diffusamente perse. Perché qui sembra sempre che sia colpa della Merkel, ma non è colpa della Merkel se noi abbiamo avuto per 20 anni un livello di utilizzo dei fondi sociali europei non superiore al 20%. Quella è colpa degli italiani, è colpa nostra. Perché se no le condizioni per una politica in una certa misura anticiclica le avremmo... ci siamo capiti. Nel discorso... Le garantisco che quando si va a parlare con la Merkel possiamo spiegare che è colpa del popolo, ma lei capisce che è colpa degli italiani che come minimo hanno scelto governi continuato a scegliere governi che non erano all'altezza di fare il loro mestiere. Detto questo, una volta che è chiaro questo, che queste benedette riforme strutturali che tardano, cosa sono? Abbiamo parlato qui nello specifico di politiche del lavoro, ma ha ragione chi dice, scusate, ma se voi avete un sistema fiscale come quello italiano che massacra di tasse il lavoro e l'impresa e premia, e fino al governo Monti in maniera da record mondiale, poi col governo Monti la cosa su questo punto è cambiata obiettivamente. Ma abbiamo dovuto aspettare il governo Monti, malgrado ci siano stati quasi 8 anni di governo di centrosinistra. Questa è una macchia per le formazioni di sinistra. Allora noi in Italia gli economisti hanno imparato a misurare la pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa. Per gli amanti del genere si chiama Total Tax Rate, l'organizzazione mondiale OCSE dei paesi sviluppati fa la graduatoria del total tax rate, cioè della pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa, da molti anni. Possiamo quindi seguire negli anni l'evoluzione di come è andata in Italia a questo proposito e come è andata negli altri paesi europei. Lasciamo perdere Cina, Stati Uniti, parliamo dell'Europa. Qui abbiamo il mercato unico. Allora, il total tax rate italiano in questo momento è la somma dei tributi e dei contributi in rapporto all'utile commerciale medio. In questo momento il total tax rate italiano, secondo i dati 2012, adesso avremo i dati 2013 tra qualche tempo, assomma al 58,2%. È di gran lunga il livello di pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa più alto del mondo industriale avanzato. La pressione fiscale sui patrimoni, essendo le famiglie italiane quelle più dotate patrimonialmente di tutta Europa, ad eccezione di quelle inglesi, la pressione fiscale sui patrimoni, prima dell'IMU e prima dell'imposta sul conto depositi introdotte entrambe da Monti, era la più bassa d'Europa. Mentre il gettito dell'imposta sui consumi, la terza base imponibile, non ne troverete altre. Reddito da lavoro, reddito da impresa, poi c'è l'imposta sui consumi, poi ci sono i consumi e poi ci sono i patrimoni. Queste sono le tre basi su cui mettere tasse. In Italia abbiamo contemporaneamente
avevamo il record mondiale della pressione fiscale più bassa sui patrimoni, anche se abbiamo il record europeo della dimensione dei patrimoni privati. E abbiamo il record mondiale negativo della pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa. Cosa bisogna fare? A casa mia è chiaro. Nel disegno di medio-lungo periodo, poi si vede momento a momento, perché non è, può esserci una fase nella quale non è utile intervenire in una certa direzione. L'importante è se tu hai un disegno. È chiaro cosa bisogna fare. Bisogna, primo, siccome è vero che c'è l'evasione fiscale così alta come avete detto, bisogna che non un euro di gettito da lotta all'evasione fiscale vada a finanziare nuova spesa, e che tutto vada a tutto il gettito da lotta all'evasione fiscale di successo vada a ridurre la pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa. Ridurre i salari? No. Ridurre le tasse sui salari? Sì. Perché è chiaro che se non facciamo questa operazione noi non recuperiamo capacità di attrarre investimenti e di favorire le imprese che possono farcela se noi le aiutiamo un po'. Su questo punto, nella nostra proposta, si dice partiamo dall'IRAP, e io penso che sia giusto partire dall'IRAP. Perché? Perché abbiamo in testa il lavoro, e certamente quelli che ne hanno parlato sanno meglio di me, perché fanno i conti alle aziende, quindi lo vedono, che l'IRAP è una bestia brutta da domare, perché più hai posti di lavoro in impresa e più l'IRAP è alta. Quindi è un'imposta penalizzante pesantemente il lavoro. È per questo che il Job Act si apre dicendo una cosa estremamente impegnativa, perché i soldi sono quelli di cui si è detto che ci vogliono, non è che nascono dalla mente di Giove. Ci vogliono 2,5 miliardi per provare a di fatto togliere dalla base imponibile dell'IRAP il costo del lavoro, in maniera tale che l'artigiano che mi assume una persona in più non venga in associazione, è vero, a dire: ma come, mi dite di assumere e poi mi fate i conti e mi dite che se assumo uno in più pago di più di IRAP? Ma voi siete matti, io non l'assumo, oppure lo prendo, ma lo prendo domani mattina e poi vedo un po' se dopodomani posso di nuovo licenziarlo. Perché? Perché mi farebbe comodo, vorrei forse prenderlo, ma non lo faccio perché non voglio pagare altre più tasse. Poi ci si mettono i commercialisti e qualche volta anche qualche rappresentante delle associazioni che fanno finta di dimenticarsi che l'IRAP ha sommato, quando la facemmo tanti anni fa, un sacco di imposte e di tasse che facevano diventare matti gli imprenditori. Almeno adesso il calcolo purtroppo è facile, ma non c'è dubbio che partiamo nella proposta dall'IRAP, perché è la componente che anche psicologicamente è più nemica del lavoro. Non è una cosa qualsiasi. Secondo, in una strategia di riequilibrio dobbiamo naturalmente fare in modo che ci sia una profonda riqualificazione della spesa pubblica. Ora, qui si va dalle cose facili da dire, perché quelle ti applaudono tutti, alle cose difficili da dire, perché su quelle ti applaudono un po' meno. Ma è chiaro che se la spesa pubblica è il 51,1% del prodotto interno lordo, e se produce così poca crescita e produce così poco aiuto per quelli che cercano lavoro ma non ce l'hanno, o ce l'avevano e l'hanno perso, vuol dire che noi indirizziamo una massa enorme di risorse verso impieghi improduttivi, dove per improduttivi non si intende solo che non fanno crescita, e diciamolo con il linguaggio di quelli di sinistra, non fanno nemmeno eguaglianza, perché non contrastano con la povertà. Eppure noi, quando dobbiamo giustificare le ragioni per cui lo Stato fa un intervento così grande di prelievo fiscale e di spesa pubblica, noi di sinistra usiamo questi due argomenti. Vogliamo che lo Stato faccia questo perché così la crescita è più alta e la disuguaglianza è minore. Com'è che da 20 anni in Italia la spesa pubblica cresce, la crescita non c'è e la disuguaglianza è maggiore? Se si vuole discutere seriamente del problema, bisogna aggredire il nodo della qualità, oltre che della quantità, della spesa pubblica. Oggi sulla voce.info trovate un articolo del professor Perotti, che io vi prego di leggere, perché
è tempo di smetterla di dire che il problema non esiste. Allora, noi, il professor Perotti che cosa ha fatto? Un'operazione banale. Ha preso i dirigenti apicali dei ministeri italiani e li ha paragonati nel reddito e nel numero ai dirigenti apicali di un paese come la della pubblica amministrazione di un paese come l'Inghilterra. Non ha scelto il Burundi, no, ha scelto l'Inghilterra. Un paese che ha le dimensioni nostre, più o meno, e un paese che ha il prodotto nostro, più o meno. Con uno Stato di tipo europeo, comunque, no? Non è modello americano, anche se è diverso da quello europeo continentale. Cosa viene fuori? Che il numero è circa il doppio e la remunerazione è tra il 40 e il 90% in più. Con i direttori generali delle province italiane che guadagnano tanto quanto il direttore generale del Ministero degli Esteri del Regno Unito, di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra. Non vi dico il direttore generale dei ministeri nazionali, quello supera di gran lunga. Sono di più, costano di più, a quanto pare producono di meno. Tutti? No! Ma una strategia seria che ci dica dove non si licenzia nessuno, certamente ci mancherebbe altro, ci manca ancora che con la crisi di posti di lavoro ne creiamo di nuovi che vanno a cercare lavoro, ma certo bisogna stabilire con un piano specifico, ecco cos'è la revisione della spesa, con un piano specifico dove vogliamo arrivare in termini di numero e di remunerazione di qui a 5 anni, di qui a 10 anni. Perché? Perché noi vogliamo cambiare l'Italia e per cambiare l'Italia bisogna fare queste operazioni. Nel Jobs Act si parla dei dirigenti della pubblica amministrazione, sottolineando un punto che secondo me non è cruciale, mentre quello di cui sto parlando invece lo è. Per quel poco che posso cercherò di insistere perché questo tema venga affrontato, mentre lì si parla della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, che secondo me è un'autentica, diciamo, presa per i fondelli, che non ha grandissimo rilievo, mentre enorme rilievo ha, benissimo, è chiaro che un dirigente apicale numero uno deve essere pagato da numero uno, ma se intanto se i numeri uno sono troppi c'è qualcosa che non va, secondo se guadagnano così di più di quello che guadagnano gli altri di un paese come l'Inghilterra, c'è qualcosa che non va di nuovo. Tempo per correggere? Un anno, due anni, tre anni, non 30. Diritto acquisito? No. No e no. Perché non è un diritto acquisito. Io devo discutere di tutto in un paese nel quale, senza colpo ferire, sono state prese queste due decisioni. Abbiamo bloccato parzialmente l'indicizzazione delle pensioni per le persone che guadagnano 1.400 euro al mese di pensione. E io dico, se è necessario in una strategia di cambiamento del paese, io sono pronto a difendere questa scelta. Ma è possibile che la Corte Costituzionale, così parlo male di quelli che possono far male, che la Corte Costituzionale abbia trovato il tempo in clamoroso conflitto di interessi data la professione che quei signori svolgono nella vita fuori dalla Corte Costituzionale, di dichiarare incostituzionale una norma che diceva che sulle pensioni superiori a 90, era una norma del governo Berlusconi, quindi non me ne vanto, sia chiaro, sulle pensioni superiori a 90.000 euro annui e fino a 150.000, sulla differenza tra la pensione effettivamente percepita e 90.000 c'era un contributo annuale straordinario del 10%, e sopra i 150.000 euro un contributo straordinario, scusate, del 5%, un contributo straordinario del 10% sulla differenza tra la pensione effettivamente percepita e 150.000. A un pensionato con 1.400 euro di pensione gli stai dicendo dovevi avere una indicizzazione di 10, te la do di 6.
no? Se mettiamo 6 euro a 6 euro al mese, perché l'indicizzazione è mensile ovviamente, no? Mentre a quello che prende 100.000 euro di pensione, 100.000 meno 90.000 fa 10.000, 5% di 10.000 sono 500 euro. La Corte ha dichiarato incostituzionale per disuguaglianza, disapplicazione dell'articolo 3, dell'articolo 21, eccetera, eccetera, questa seconda norma. Non si può così. Si fa una battaglia per scrivere... No, allora, io penso... E non incazzatevi che sono d'accordo. Allora, io penso... Vabbè, allora, questa è la realtà. Allora, che facciamo? Va bene. Lei ce l'ha con un avvocato, abbiamo capito, ma poi la regoliamo dopo quando ho finito. Allora, l'avvocato lo maltrattiamo assieme. Allora, stavo dicendo, se noi siamo in grado di affrontare problemi di questo tipo, è chiaro che creiamo i margini per affrontare altri problemi. In questo contesto, e finisco, c'è il problema di affrontare anche il tema della regolazione del mercato del lavoro e del sistema degli ammortizzatori sociali. Su questi ultimi, in termini di progetto di fondo, la cosa è più facile da dire, e infatti è scritta così e si capisce cosa vuol dire. Noi abbiamo fatto bene nella fase fordista dello sviluppo capitalista a difendere i posti di lavoro che ci sono, anche attraverso strumenti come gli ammortizzatori sociali. Perché? Non a caso noi abbiamo applicato quegli istituti solo nelle aziende un po' più grandine in avanti. Perché nel modello rigido della produzione fordista non devi perdere posti di lavoro dove ci sono. Il sistema dei diritti dei lavoratori e degli ammortizzatori sociali è disegnato con lo statuto dei lavoratori da personalità di grandissimo peso come un giurlavorista come Giugni su quel modello produttivo. È aperta da più di 20 anni, molto più di 20 anni, la questione di come si disegna un modello di tutele che guardi al lavoratore e non al posto singolo di lavoro. Perché è chiaro che nella società della conoscenza, dove è la conoscenza l'elemento fondamentale, la forza produttrice fondamentale, la forza produttiva fondamentale è la conoscenza, io debbo riuscire attraverso una sistematica operazione di riqualificazione a consentire il passaggio da posto di lavoro a posto di lavoro, ma garantendo che quel lavoratore nella fase di passaggio ha tutti i diritti che competono a una persona che è impegnata a fare una cosa di interesse comune per lui e anche per noi. Da questo punto di vista l'idea è, lo dico al compagno della CGIL, l'idea è quella che tu hai illustrato, e cioè a regime drastica riduzione dei modelli di rapporto di lavoro, dei tipi di rapporto di lavoro. Oggi sono 40, ed è vero che molte di quelle forme sono pochissimo utilizzate, ma la loro esistenza consente di avere un mercato del lavoro frammentato al di là di ogni ragionevolezza. Bisogna riunificarlo. Lo strumento sono gli ammortizzatori sociali di tipo universale e tendenzialmente la costruzione di un rapporto di lavoro tipo, che si accompagna anche ad altre, perché adesso non è che possiamo inventare l'acqua calda, è del tutto evidente che ci sono dei settori, pensate al turismo balneare, nei quali è ovvio che tu devi, non c'è bisogno di illustrare più di tanto, è chiaro, no? Ci vogliono delle forme diverse, ma per quello che riguarda il nucleo essenziale dei rapporti di lavoro, l'idea di fondo è quella di ridurre drasticamente il numero dei tipi di rapporto di lavoro e concentrare l'attenzione su un rapporto di lavoro che abbia tutele crescenti nel tempo fino ad arrivare anche alle attuali, se bisogna arrivare alle attuali.
ma in un contesto nel quale l'impresa dall'inizio, salvo un periodo diciamo di valutazione del lavoratore dell'impresa e dell'impresa del lavoratore, perché è sempre reciproco, il rapporto di lavoro fondamentale è a tempo indeterminato. Dice che cosa cambia? Cambia moltissimo, lo capite, il sistema delle tutele è quello del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Quando si licenzia si deve dire perché si licenzia, ci deve essere una ragione economica in qualche misura fondata. Lo sviluppo della contrattazione da questo punto di vista, che è possibile, naturalmente ne trarrà giovamento. Ultima considerazione, mi dispiace che sia andato via il professore Della Ringa, perché su questo, sul resto delle cose che ha detto io sono d'accordo. Su questo punto, su questo punto che riguarda la democrazia economica, qui non ci siamo, perché la legge Fornero contiene un articolo, non ne ha parlato nessuno, perché eravamo tutti arrapati sull'articolo 18, e se tu sei arrapato sull'articolo 18 naturalmente non vedi che c'è un'enormità in quella legge per cambiare le relazioni sindacali e sociali in Italia e per introdurre finalmente anche in questo disgraziato paese, che è pur sempre un paese d'Europa, la democrazia economica secondo modelli europei. C'è un articolo che dice: il governo è delegato ad emanare entro, mi pare, marzo 2013, ci avete presente? Marzo 2013, uno o più decreti legislativi delegati che anche in attuazione dell'accordo sulla rappresentanza di cui a giugno-settembre, i sindacalisti mi correggano se ho sbagliato, giugno e poi ratificato a settembre del 2012, apra in Italia la prospettiva della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Secondo questi modelli, due punti: primo, presenza nei consigli di sorveglianza, naturalmente stiamo parlando di mega imprese, quelle poche che ancora ci sono in Italia; secondo, presenza dei lavoratori nell'azionariato, stiamo parlando secondo me anche qui tendenzialmente di imprese diciamo medio-grandi, anche se l'azionariato non necessariamente è azionariato di società per azioni quotate in borsa, ci sono anche quelle non quotate che potrebbero essere interessate. Ma qui viene il bello, perché potrebbe essere straordinariamente adatto: partecipazione dei lavoratori agli utili. Nel libro che ho scritto con Tonini, che si chiama L'Italia dei Democratici, io ho raccontato l'episodio della, e poi finisco perché ho parlato troppo a lungo, comunque nel Job Act, nel documento si solleva il problema della democrazia economica, e saremo inflessibili secondo me su questo punto, vogliamo una soluzione che consenta all'Italia di aprire anche questa stagione diversa. Io ho raccontato l'episodio della OMT Saleri di Brescia, una fabbrica che produce diciamo pompe per scambiatori, valvole per le macchine che vanno a benzina, a gasolio e a gas, no? Questa impresa, pensate, qualche anno fa, all'inizio degli anni 90, aveva avuto la sua produzione copiata da un'azienda cinese ed era completamente fuori mercato, perché i cinesi la facevano costare quella stessa valvola metà. Allora l'imprenditore con i lavoratori si è riunito e hanno deciso: o chiudiamo, l'alternativa era chiudiamo perché non possiamo resistere, dimensioni enormi, prezzi bassi eccetera, oppure occupiamo un altro livello, un altro gradino del mercato attraverso la ricerca. Per fortuna la famiglia che detiene il controllo dell'azienda aveva le risorse necessarie, hanno fatto un gigantesco investimento. Oggi questa società ha il monopolio delle valvole di questo tipo per le imprese tedesche che comprano solo OMT Saleri, e per la gran parte delle imprese americane. Gli altri naturalmente usano le valvole di altro tipo. Ora, qual è stato il segreto? Che su 150 lavoratori ci sono 49 tecnologi che lavorano nell'ufficio studi, perché devono continuare a mantenere la distanza, se no sono fatti. Cosa dicono? Cosa mi hanno detto? Hanno chiesto di fare un incontro con me e mi hanno detto: senta, noi ci siamo messi d'accordo
per fare la partecipazione dei lavoratori all'utile. Io imprenditore, e lì c'erano compresi i compagni della FIOM eccetera, erano tutti d'accordo, vogliamo partecipare agli utili. C'è solo che, dice questo Saleri, lei capisce che se io ho prima delle tasse utile 100, poi pago le tasse e poi distribuisco l'utile di quel che rimane, l'operazione, e poi i lavoratori, siccome quelle reddito pagano l'IRPEF in più su quello che prendono, non facciamo un cazzo, scusate la volgarità, perché non ci sono le condizioni economiche per farlo. Cosa vi chiediamo? Vi chiediamo di fare una norma che dica che su quella quota di utili si paga una tantum, il 30, non il 3%, il 30% di tasse, che vale in assoluto per la quota distribuita. Per la quota non distribuita che si tiene il padrone, naturalmente paga l'IRPEG secondo schema adeguato. Da dove nasce quella norma della legge Fornero? Quella norma della legge Fornero scritta io con Ichino, e nasce dalla convinzione che in Italia sia particolarmente quest'ultima la forma di partecipazione dei lavori. Tant'è vero che molti artigiani questa forma la applicano già, ma è chiaro che la applicano in un contesto fiscale nemico della partecipazione. Allora noi dobbiamo svoltare su questo punto, e il disegno che vogliamo presentare deve avere una parte sulla democrazia economica fondamentale. Per tutto il resto, la formazione, le agenzie, è stato detto quello che si poteva dire nell'immediato, il disegno di legge non è più la proposta non è più precisa di quanto sia stata già illustrata, e quindi mi fermo qui, scusando se ho annoiato qualcuno adesso. Allora, grazie a tutti. Allora, vista l'ora, soltanto alcune comunicazioni di servizio. La prima, scuso l'assenza dell'assessore Mangone che